Yonkers. Ero sceso a prendere un caffè. Sarà stato il caffè. Cosa? Guidavo, capisci? Sì, guidavo, guardavo persino il panorama. Figurati se voglio riguardare il panorama io che ho passato tutte le settimane della mia vita in macchina. Ma lì è bello, Linda, pieno d'alberi, un bel sole. Ho tirato giù il parabrezza e mi sono fatto un bel bagno d'aria calda. E tutto un tratto mi accorgo che sto sbandando. Ci credi? Mi ero dimenticato che stavo al volante. Per poco non metto sotto qualcuno. Proseguo e dopo 5 minuti la testa mi riparte ancora. E per un pelo... certi pensieri mi vengono, certe idee. Willy, caro, riparlane quelli. Non c'è nessuna ragione che tu non lavori a New York. New York non ha bisogno di me. Io ho sempre fatto il New England e sono indispensabile nel New England. Sì, ma alla tua età non possono pretendere che tu continui a fare su e giù tutte le settimane. Se fosse vivo ancora il vecchio Warner, ci starei e come a New York. Era un uomo d'oro quello, anche se aveva il pugno di ferro. Il figlio invece, Howard, neanche ti calcola. Quando sono andato per la prima volta al nord, la Wagner Company non sapeva neanche dov'era il New England. Perché non le dici a lui queste cose? Ah, gliele dirò, certo che gliele dirò. C'è un po' di formaggio. Ti preparo un panino? No, no, vado a dormire, tu mi un po' di latte, poi dormo subito, eh? Sì. Sono rientrati i ragazzi. Dormono. Happy ha portato Biff a cena fuori. Ah, sì? Avessi visto come erano carini uno vicino all'altro a farsi la barba nel bagno. E poi sono usciti tutti e due insieme. Ah, bella soddisfazione. Scopri tutta la vita per farti una casa e quando è tua non sai chi metterci dentro. La vita è così, caro. No, no, certa gente. Certa gente qualcosa combina. Era pentito, Bill, stamattina, dopo che me ne sono partito. Era avvilito, Willy. Lo sai come ti ammira. Lascia che trovi la sua strada e vedrai che non litigherete più. E dove la trova la strada? Tra le vacche? Questo vuol fare, il mandriano! Quando era giovane, pazienza, pensavo un uomo giovane che male gli fa vedere un po' il mondo, provare tutti i mestieri. Ma sono passati 10 anni e non guadagna $50 al mese. Sta cercando se stesso, Willy. Non trovare se stessi a 34 anni è una disgrazia. Di piuttosto che è un lavativo. Per piacere. Di è uno sporco lavativo. Svegli. Va a mangiare qualcosa, vai. Cos'è tornato a fare? Mi piacerebbe tanto sapere cos'è tornato a fare. Ma non lo so. Mi sembra sperduto, Willy. Lo sento completamente sperduto. Biff Loman sperduto. Nel più grande paese del mondo, un uomo giovane con tutti i numeri che lui si sente sperduto. E con la sua voglia di lavorare. Perché tutto puoi dire di Biff, tranne che sia un lavativo. Ma certo. Stamattina lo voglio vedere, voglio fare 4 chiacchiere con lui. Troverò un posto nel ramo vendite. Potrebbe diventare qualcuno in 3 giorni, per Dio. Te lo ricordi il seguito che aveva a scuola, per Dio? Bastava che sorridesse e si illuminavano. Quando camminava per la strada. Willy, oggi ti ho comprato un nuovo formaggio americano. Una crema di formaggio. Ah, non voglio quello americano, io voglio il formaggio svizzero. E credevo volessi cambiare. Non voglio cambiare, voglio il formaggio svizzero. Sempre a contraddirmi questa casa. Volevo farti una sorpresa. Potresti aprire una finestra qua dentro. Sono tutte aperte, caro. Ci hanno chiuso in trappola. Finestre, mattoni, mattoni e finestre! Che cosa volevi fare? La strada non si circola più, non c'è un filo d'aria, non cresce più un filo d'erba, in cortile non riesce a piantare neanche una carota. Dovrebbero demolirli tutti questi alveari. Te li ricordi? Te li ricordi due olmi come erano belli? Io e Biff ci appendevamo l'altalena. Sembrava di stare in campagna. Ah, lo dovrebbero impiccare, quel disgraziato che ha fatto tagliare due olmi. Ha massacrato il quartiere. Dove volevi che andasse la gente? No, no, è che adesso la popolazione è aumentata. Ecco la rovina di questo paese. Peggio dei conigli. La crema poi fanno. La crema di formaggio. Ti vai giù e assaggia. E aspetta. Non sei in pensiero per me, amore. Ma cosa succede? Stai a sentire. Perché dovrei stare in pensiero? Sei così in gamba. Sei il mio sostegno, Linda. Sei la mia ancora di salvezza. Cerca di calmarti, caro. Non vedere sempre quello che non c'è. Senti, io non gli dico niente, sai. Se vuole tornare nel Texas,
investitore. Ma si troverà la sua strada. Naturale, ci sono quelli che ingranano a 40 anni. Edison, Marconi, quell'altro, come si chiama quello sordo? Lodò Vincente, Willy, se domenica è tempo bello mi porti in campagna. Facciamo colazione e poi abbassiamo il parabrezza. No, il parabrezza è fisso nella nuova macchina. Ma se oggi lo hai abbassato? Io? Oggi? È una cosa impressionante. Incredibile. Che cosa, caro? È impressionante. Cosa? L'avevo presa per la Chevrolet. Anno 1928. Non ti fa ridere? Oggi avrei giurato di guidare la Chevrolet. Ma va bene, non è niente. Qualche cosa te lo avrà ricordato. È incredibile. Ti ricordi quegli anni? Come me la lustrava di quella macchina. Il tizio che l'ha comperata non lo voleva credere che aveva fatto 150.000 chilometri. Tu dormi, torno subito. Cristo, vuoi vedere che fa pensando di nuovo la marcia? Il formaggio è nella credenza e mezzo. 150.000 chilometri. Mi ritirano la patente se va avanti così. Ti è calata la vista? No, sono stato in macchina con lui, ci vede benissimo. Non ci sta con la terra. Ferma il verde, parte al rosso. Non distingue più i colori. Ma un occhio come suo per i colori. E chi ce l'ha il suo lato? Meglio dormo. Non sarai ancora arrivato con papà. Faccia un po' quello che gli fa. Precisamente, signore. 150.000 chilometri. 152.000. Mi fa ridere, Bish. Io e te un'altra volta qui a dormire. Come se la lucida! Quante ce ne siamo raccontate da questi letti, La nostra vita! Già un sacco di progetti, speranze. Almeno 500 donne vorrebbero sapere che cosa è stato detto in questa stanza. Te la ricordi quella nuova? Manuela, Carmela, quella è più la mia pace. Quella del pechinese? Sì, ci avevi portato tu, te lo ricordi? Sì, mi ricordo. Per te è stata la prima quella. Sì. Che botta ancora, Quando quello che sto sulle donne le volte. Te lo ricordi com'eri timido? Ancora adesso. Ma va! Ho imparato a controllarmi, tutto lì. Sai cosa? Sembra che la mia timidezza sia passata a te. Ma come mai? Che ti è successo? Senti, che ha papà tanto da sfottere? Ma non ti sfottermi. Ogni cosa che dico sorride come per sfottere. Soltanto vedete il posto, il fatto che tu sia ancora disoccupato. E so io le altre due o tre cose che gli danno fastidio. E dimmi! Neanche per sogno, però non darmi tutta la colpa, capito? Ma in fondo, se tu dici fino laggiù hai un futuro. E io non lo so cosa sia il futuro, non lo so quello che dovrei volere. Ma davvero stai meglio laggiù, avanzato lì? Senti, da quando ho lasciato casa, prima della guerra, avrò fatto più di 20 mesi. Porta pacchi, piazzista, porta lettere, va sempre a finire così, ormai l'ho capita, con le vacche nel Nebraska, nel Dakota, o in Arizona, o coi cavalli, come adesso, nel Texas, ormai l'ho capita. Per questo mi vedi qua, forse. La fattoria dove lavoro, lì è primavera adesso, e ci sono una quindicina di quelli. Guarda, non c'è niente di più bello di una cavalla con il suo vetro. Fa un freddo, sai, fa un freddo là, ed è primavera. E ogni volta che arriva la primavera, qualsiasi posto mi trovo, mi piglia così all'improvviso la sensazione che non sto concludendo niente per Dio. Ma cosa ci faccio di quel giorno a cavallo? A 15 dollari la settimana. E ho 34 anni, dovrei pensare al mio futuro. Ecco, in quel momento mi scappo e vengo a casa. E quando sono a casa, cosa faccio adesso? Non so che fare con me stesso. Io che la mia vita non la volevo buttare via. Ogni volta che torno mi accorgo che la sto buttando via. Sei un poeta. Lo sai, sei un idealista. Sì, e mi sono conciato bene, vai. Forse mi dovrei sposare, non lo so, dovrei trovare qualche cosa di fisso. È proprio questo. Sono come un bambino, non ho una moglie, un impiego. Sono un bambino. Tu invece sei contento, no? Ti va bene. No. Guadagni, che cosa vuoi di più? L'unica cosa che ho da fare è aspettare che crepi il capo di Bartolini. E poi, quando sono diventato capo di Bartolini, siamo amici. Si è fatto costruire una villa a Long Island che neanche di sotto. Ci ha abitato due mesi.
E poi se ne rivede tutta e se ne sta facendo costruire un'altra. Non fa tempo a finire una cosa e già ne è stufo. E io farei lo stesso. Senti un po', ma perché non vieni con me nel West? Ma ti piacevano quelle due che avevamo stasera? Non erano due pezzi di vita? Come no, c'è. Ecco, io così ne ho tante le voglio. Ogni volta che mi sento. Solamente è come giocare a buco. E poi che significa? E tu ne trovi sempre tanti. No, se trovassi una ragazza fissa con dote piacerebbe anche a me. Ma tu scapperesti subito di casa. Anzi, una seria, apposta. Una come mamma, capisci? E mi dirà che sono un bastardo, ma stanno a sentire. Quella canotta che stava con lei stasera è fidanzata. E si sposa per 3 settimane. No. E sposa quello che sta per diventare il vicepresidente della società. È il terzo dei dirigenti a cui conviene questo scherzo. È una cosa sporca. E come chiusura vado al matrimonio. Come un'altra cosa. Certi industriali ogni tanto mi mettono in tasca un assegno perché abbia un occhio per loro nell'organizzazione. Tu conosci la mia onestà, ma come per la ragazza. Mi odio per questo, perché io la ragazza non la voglio, e invece la scopro. Ci provo così. Torniamo, vai. Senti, ti ricordi di Bill Oliver? Si è fatto un nome. Vuoi tornare a lavorare da lui? No, però quando me ne sono andato mi ha detto una cosa. Mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto, Bill, in caso di bisogno, sono qua. Cioè, mi ricordo, simpatico. Voglio andare a trovarlo. Se riuscissi a farmi dare un 10.000 o anche 6 o 7.000 dollari, potrei comprarmi un bel ranch. Te li darà, figurati, con la stima che aveva di te. Che hanno tutti poi, Tu sei bel mondo, Biff. Davvero che ripeto, resta qui e dividiamo l'appartamento. Qualunque donna tu però vorrei sapere una cosa. Se Oliver sa che fui io a rubargli quella scatola di palloni. Ma se ne sarà dimenticato? Sono passati 10 anni, ma guarda cosa vai a tirar fuori. E poi non avevo mica cacciato. Mi sa che stava per farlo, per questo sono andato via. Non ho mai capito se se ne è accorto o no. Però di me si fidava, mi dava le chiavi del negozio. Che fai, Bill? Ti metti a lavare la macchina? Parla da solo. Che cosa? Parla di te. Non ti sporcare il maglione, Bill. Ma non lo so, ma non lo posso sentire. Fai pressione. Troverai un lavoro. Come l'hai lustrata? Mamma in casa. Cosa, Bill? Ti sei fatta la fidanzata? No, ah, non sbilanciarti con le ragazze, Bill. Le ragazze, hai capito? Quello che dici ci credono. E tu sei giovane, sei troppo giovane per comprometterti con le ragazze. Troppo giovane. Prima finisci di studiare. Laureato, sistemato, la tua carriera davanti. Uno come te di ragazze ne trova quante ne vuole. Ah, è così. Le ragazze pagano per te. Tutta questa smania stasera di mostrare la macchina. E i cerchioni? Non dimentichiamo i cerchioni, ragazzi. Per i cerchioni ci vuole il camoscio. Peppi, per i vetri, prendi un giornale. È così semplice. Bì, fagli vedere come si fa. Avanti, su, Peppi. Avanti, come fa lui, su. Fa una para con il giornale, così, così, strofina, bravo, bravo. Appena abbiamo tempo bisogna levare di mezzo quel ramo che mette sulla casa, sì, al primo temporale casca giù e ci rovina il tetto. Sai come facciamo? Prendiamo una corda, gliela leghiamo attorno, ci arrampichiamo su con sedia e accetta e lo tiriamo giù. Appena avete finito con la macchina, ragazzi, presentarsi al comando. Ho una sorpresa per voi! Cosa, papà? No, no, finire là prima! Mai la sera una cosa a metà, sia ben chiaro! Bip! A Orban io ho visto una magnifica maga! Al prossimo viaggio la compro e l'attacchiamo lì proprio ai due ordini! Ah, che ne dite, Cullarsi sotto quei lati sarebbe... Papà, che te ne pare? È professionale! Superlativo, ragazzi, superlativo! Lavoro extra! Dov'è la sorpresa, padre? Non sedile di niente! Vai, cosa ti ha portato? Tanto tempo. Che cos'è? È un pungico! Oh, papà! Firma di Jack Dempsey!
cose. Ma come ha fatto a sapere che volevamo il pungimo? La cosa migliore per acquistare ritmo. Hai visto, papà, quanto grasso è calato? Va bene, ti ricorda, eh? Papà, l'ha visto mio pallone nuovo? Ma dove salta fuori, eh? L'allenatore gli ha detto di allenarmi a passare. E hai tornato il pallone? No, quello me lo sono ritirato dagli spogliatoi. Voglio che tu lo riporti, eh? Che ti avevo detto? Al contrario. Va bene, lo riporto. Ma vorrei che si alleni col pallone regolamentare, no? Vai, che l'allenatore approverà la tua iniziativa. Quello papà le approva le mie iniziative. Vedi, perché gli sei simpatico. Se lo fosse portato via un altro, questo pallone sarebbe successa la fine del mondo. Allora ragazzi, novità? Dove te ne sei andato stavolta, papà? Ci hai fatto venire la nostalgia. Oh, nostalgia. Si sta male senza di te. Dovrete sapere un segreto. Tra un po' lavorerò per conto mio, in proprio, e non dovrò più andarmene da casa. Come da zio Charlie? Ma che zio Charlie? Più in grande. Charlie, capisci, non è ben voluto. Vorrebbe, ma non è ben voluto. Dove sei stato stavolta, papà? Incamminatomi per la strada maestra, ho preso la direzione del nord. Providence! Ho conosciuto il sindaco. Oh, il sindaco di Providence! Si stava a sedere nella hall dell'albergo. E chi ha detto? Lui ha detto, salve, e io ho detto... bella città qui, caro sindaco. E abbiamo preso il caffè insieme. Oh, papà, come mi piacerebbe venire con te adesso una volta. Adesso vediamo l'estate, eh. Giuro. Tu, Happy e io, dove non mi porterò? L'America è piena di città formidabili, con gente di grandissima classe. E mi conoscono, ragazzi. Willy Loman, dovunque va, trova amici. Quest'estate, va bene? Sì, papà, come no? Ci portiamo il costume da bagno, sì, eh? Sì, noi ti portiamo il campionato. Ah, oh, sarà una cosa sensazionale. Io che entro nei negozi di Boston perché i miei due ragazzi che mi portano i campionati. Nervoso, Biff, per la partita? Se ci sei tu, no, papà. Biff! Biff! Che fai? Ma non dovevi venire a studiare da me? Ma dove state fuori questo qui? Ma fai il tu con quell'aria da allenico, Bernard? Zio Willy, deve studiare la settimana che viene agli esami. Forza, Bernard, un po' di box! No! Senti, Pippi, ha detto Pierpaolo che se non studi matematica ti boccia e perché la mia licenza? Ha detto così. Vai con lui a studiare, che è meglio. L'ho sentito io. Papà, l'hai vista le mie scarpe da ginnastica? Ah, che bei caratteri. Sì, adesso gli daranno la licenza perché si è fatto stampare l'Università di Virginia sulle scarpe. Ma che cosa parli tu? Lui che ha battuto le squadre di 3 università, adesso lo boccia. Ma l'ho sentito io, Pierpaolo. Non fare i rompiscatole, Berna! Che anemico. E va bene, io ti aspetto a casa, Pippi. Bernard non è ben voluto. Lui vorrebbe, ma non è ben voluto. Allora, sì. Sapete che vi dico? Bernard può prendere anche tutti i 10 agli esami, ma nella lotta per la vita, lì lo voglio vedere. Che farà? Lì voi gliene suonerete. Per questo io ringrazio il Dio dalla mattina alla sera di avervi dotato di un fisico, non faccio per dire, discreto. Perché per fare strada nel mondo degli affari bisogna piacere, conquistare gli altri. Piace, non aver paura, non chiederai mai l'elemosina. Guardate me, faccio mai anticamera davanti ai miei clienti. C'è Willy Loman. Basta, si spalancano tutte le porte. Ah, il mio amore. La Chevrolet è in progresso nel campo dell'automobile. Ma da quando voi lasciate portare a vostra madre la biancheria per le scale? Happy, alla carica! Mamma, che destinazione! Non c'è stato verso. Stavo vendendo per migliaia di dollari, sono dovuto tornare a casa. Verrà tutto il quartiere a vedere quella partita. Hai venduto qualcosa? Eh sì, ho fatto $500 a Providence e 700 a Boston. Ma no! Aspetta, tiro fuori la matita. Dunque, la tua provvigione sarebbe 200... Mamma mia, $212. Beh, adesso non ho ancora fatto i conti. Ah. Quanto hai fatto? Beh, ho fatto $170 grosso modo, $170 a Providence. No, presso poco. Ecco, sì, $200 in tutto il giro. $200. E ringrazio quei 3 magazzini di Boston mezzi chiusi per l'inventario, se no avrei battuto tutti i record. Beh, per te 70 e 50. Molto bene. Cosa c'è da pagare? Ah, dunque, prima di tutto la rata di $16 del frigorifero. Perché 16? Ah, si è spalata la puleggia del ventilatore, quella nuova costa 1,60. Ma sei appena uscito dalla fabbrica! L'uomo ha detto così, che vuoi che ti dica? Quei cosi lì che non si adoperano... Ma vuoi vedere che ci hanno fregato? Ma no, che dici? Ce la reclamo sull'aria! Sì, lo so, la marca dovrebbe essere buona. Poi che altro? Poi la rata della lavatrice, 9,60. Sì. Poi, assolutamente entro il 15, quella dell'aspirapolvere, 3,50. Ah, e poi c'è la rata del tetto, questa è l'ultima e non ci si pensa più. $21. Non sgocciola più, vero? No, hanno fatto un buon lavoro.
poi quindi hai quel debito con Frank per il carburatore. No, gli do un centesimo a quello. Accidenti, alla Chevrolet, e chi l'ha inventato? Ma vedi un po' tu, gli devi $3.50. Insomma, una cosa e l'altra, per il 15 ci vogliono $120. $120? Ma qui se gli affari non si mettono a camminare, io non so dove sbattere la testa. La settimana prossima farai meglio. Sì, la settimana prossima rimetto a terra. Andrò a Chaikopi. Chaikopi è la mia piazza. Sai, Linda, io però ho paura di non attaccare con la gente. Ma Willy, non dire sciocchezze. Ma sì, lo vedo quando entro, è come se mi prendessero in giro. Ma perché dovrebbero prenderti in giro, Willy? Smettila. Non riesco a fare colpo, non riesco a farmi notare. Ma come non ti fai notare? Stai facendo $50 o $60 alla settimana. Non so, ma ci metto 10-12 ore al giorno. Gli altri, non so, fanno meno fatica. Sì, forse io ho il vizio di parlare, forse chiacchiero troppo. Chi te l'ha detto? Come chi me l'ha detto? Sì, guarda, bisognerebbe fare come Certuni. Buongiorno, buonasera. Sì, stai a sentire, basta. Guarda Charlie. Sì. Charlie è un uomo di poche parole, perciò lo rispettano. Ma tu non parli troppo, tu sei spiritoso. Lo so. La vita è breve! Se lo scherzi ogni tanto. Io scherzo troppo. Chi te l'ha detto? Ma sì, poi sono magro, io sono alto, allampanato. È un macello, guarda Stuart. Sì, ero salito un momento da Stuart una volta, a Natale, e c'era un altro rappresentante, mentre faccio per entrare sento questo che dice: giraffone! Ti ho preso una sberla che se la ricorda per tutta la vita. Ah, no, non lo mando mica dire io. Ma intanto mi prendono in giro. Tesoro. Forse non so vestirmi. Tu sei il più bello di tutti. Ma no, Linda. Per me sì, il più bello. E i ragazzi, Linda, quale padre ha idolatrato più di te dai suoi figli? Ah, non ci sei che tu, Linda, sai. Tu sei l'unica per me. Quante volte in macchina mi avrebbe voglia di stringerti, di abbracciarti. Ti succhierei l'anima dai baci, perché è una brutta bestia la solitudine. Specialmente quando gli affari non vanno e non sai come scambiare quattro parole. Mi sembra che non saprò più vendere niente, che non riuscirò a portarti a casa da mangiare a te, ai ragazzi. Sono tante le cose che vorrei fare. Per me? E cosa hai fatto tu per me se t'ho pescato io? L'hai pescato tu, L'ho pescato, sì. Sai quanti ne odio come questi viaggiatori che passano davanti alla mia scrivania dalla mattina alla sera? Ma tu sei spiritoso. Con te sembra di stare al cinematografo. Sei il cinematografo. Perché te ne vai proprio adesso? Oh, ma Willy, sono venuto di notte. No, la mia sorella si scandalizza. Quando è che fai un'altra scappata? Un paio di settimane, per su a trovarmi, no? Come, no? Mi fai tanto ridere, mi fa bene. Ma lo sai che sei un uomo meraviglioso? Mi hai pescato tu, eh? Io sì, perché sei così dolce e scherzi sempre. Allora ci vediamo la prossima volta che vengo a Boston. E vedrai che non ti farò fare la camera dal direttore. Brava! In alto i cuori, gentile signora! Mi fai morire, Willy. Grazie per le calze. Vado matta per le calze. Buonanotte. Brava, buonanotte. Apra ben cuori, gentile signora! Oh, ma Willy! Davvero, Willy, il più simpatico. Perciò io non hai nessuno rifarmi, tipo di... Linda. Voglio rifarmi di tutto quello. Ma di tutto cosa? Adesso stai andando benissimo. Che fai? Rammendo le calze con quello che costano. Perché sono vivo io in casa, i calze non le rammendi. Le butti via! Le butti via subito! Dov'è? Ma quando è che si mette a studiare? Ma tu suggeriscili, fagli copiare! Lo faccio sempre, ma all'esame non posso. È un esame di stato, se mi scoprono mi arresto. Sono andato, l'ammazzo di botte, l'ammazzo! Faglielo restituire poi quel pallone, Willy, non è onesto. Bill, dove sei cacciato? Cos'è questa mania di prendere la roba? È troppo prepotente con le ragazze, Willy. Tutte le madri hanno paura di lui. L'ammazzo! Guida la macchina senza patente. Silenzio! Anche la madre! Silenzio! Sì, non sono di volte, è un bel gusto! Via tu! Se ne studia la boccia! Ha ragione lui, Willy, tu devi... Lo devo, un corno devo! Mi sei bravissimo! Vuoi che diventi un verme come Berna? Lui è spirito, personalità! Personalità da vendere! Da vendere! Che cosa ruba? Lo restituisce quello che ruba. Perché ruba? Ma che glielo ho detto io? Che gli ho mai detto cose meno
che oneste, pulite. Andiamo adesso, vieni. Oh, è lei. Perché li ha voluti per forza lucidare lei, i pavimenti. E ogni volta che li lucida le viene la nausea. E lo sa. Non t'agitare. Come mai sei tornato a casa la notte? Ho preso una paura. A Yonkers stavo per mettere sotto un bambino. Là. Perché quella volta non sono andato in Alaska con mio fratello Ben. Ben era un genio, era il successo in persona. Mi dire che mi aveva pregato in ginocchio ad andare. È inutile ormai. Partito col fagotto in spalla e tornato con le miniere di diamanti. Vorrei sapere come ha fatto. Non ci arrivi da solo. Sapeva quello che voleva. È andato a cercarlo e se l'è preso. Il mondo è un'ostrica, ma le perle non le trovi sotto il cuscino. Già te l'ho detto. D'ora in poi a te ci penso io. Con che pensi a me, tu? Quei 70 maledetti dollari che guadagni la settimana? E le donne, la macchina, e l'appartamento? E vuoi pensare a me? Cristo santo, non ce l'ho fatta ad arrivare a Yonkers oggi, lo sai? Ma dove siete, ragazzi? Dove siete? Qui la casa brucia. Non so più guidare un'auto. Tutto bene? Sì, Charlie, sì. Che succede? Ho sentito dal rumore e sono venuto a vedere. Che si può fare per questi muri? Di qua fai uno starnuto e di là ti vola via il cappello. Andiamo dentro, su. No, vacci tu, io non lo sono adesso. Non t'agitare, eh? Ma cosa fai in piedi a quest'ora? E non riuscivo a dormire, ho un bruciore di stomaco. Oh, già, non sai ancora come si mangia, tu. Con la bocca? No, signore, ignorante. Non sai che esistono le vitamine? Si fa una partita, tanto per farci venire il sonno. Muovere. E hai tu le carte? Devo averle io, sì. Dunque, che sarebbero queste vitamine? Impara la chimica, fanno bene alle ossa. Sì, ma non ci sono ossa nello stomaco. Ma che ne sai, tu che parli? Non sai neanche se dormi o se stai in piedi. Non ti offendo. Non sai neanche da dove si comincia e parla. Che fai a casa? Un guasto alla macchina. Ah. Come mi piacerebbe fare un viaggio in California. Guarda. Vuoi un lavoro? Ce l'ho il lavoro, te l'ho detto. E si può sapere porco demonio perché mi offri un lavoro? Non ti offendere. Tu non m'offendere. Non ci vedo nessun senso. Puoi andare avanti sempre così. Ce l'ho il lavoro, è buonissimo. Cosa fai qui continuamente tra i piedi? Vuoi che vada via? Io non capisco. Non capisco se ne va, se ne torna nel Texas. È mai possibile. Lascialo andare. E con che cosa? Non ho niente da dargli. Di fame non si muore, dimenticalo. Già, e poi cosa avrò da ricordare? Non prendertela così e manda tutto a quel paese finché sei in tempo. Per te è facile dirlo. È facile. Non è proprio facile. Hai visto il soffitto che ho messo in sala da pranzo? Ah, gran bel lavoro! Non ho mai capito come si fa a mettere un soffitto. Come hai fatto? Ma che te ne importa a te? Ma così, per parlare. Vuoi mettere un soffitto? Io, quando mai? E allora cosa vuoi? Che cosa vai cercando? Ti offendi di nuovo. Un uomo che non sa attaccare un chiodo non è un uomo. Fai schifo. E non dirmi che faccio schifo. Comincio a essere veramente stanco. Beh. Oh, continua a giocare, dormirai meglio. M'hai chiamato Ben? Che stupido. Per un momento mi eri sembrato mio fratello Ben. Ho solo 5 minuti. Hai avuto più notizie poi? Ma allora? Non te l'ha detto Lind? È arrivata una lettera di sua moglie un paio di settimane fa. È morto. No. E questa
sarebbe Brooklyn, eh? Allora diventi milionario. Ma che? Aveva 7 figli. Di occasioni buone ne ha avuta una sola con lui. E parte il treno, William. Devo andare in Alaska a dare un'occhiata a certe proprietà che ho. Se fossi andato in Alaska con lui quella volta, la mia situazione sarebbe completamente diversa. Mai che saresti morto assiderato. Chi lo dice a te? È uno scherzo fare fortuna in Alaska, William. Mi stupisce che tu non ci sia andato. È uno scherzo. L'unico uomo che ho conosciuto che sapeva la risposta. Chi? Come va in famiglia? Non c'è male. Ti va bene stasera? Abita con te la mamma? No, è morta. Tanti anni fa. Chi? Oh, che peccato. Era una vera signora la mamma. Beh? L'avrei rivista così volentieri. Chi è morto? E di nostro padre hai notizie? Ma come chi è morto? Ma si può sapere che stai dicendo? Sono 8:30, William. Il piatto è mio! Ma come? Avevo 2 assi! Guarda, se non sai tenere le carte in mano, io con te i soldi non li butto! Ma sento Dio, avevo 2 assi! Basta, finiamola! Quando è morta nostra madre? Tanto tempo fa. È un secolo che ti conosco e ancora non ho imparato a tenere le carte in mano, tu. Benissimo, la prossima volta porto un mazzo tutto di assi! Non mi presto con ciò che lì! Ma non ti vergogni! Chi? Io? Tu! Deficiente! E così tu sei William! Da quanto tempo ti aspetto? Dimmi, che notizie, com'è andata? Avventure da romanzo! Questo è bene! Fortunatissimo, mia cara! Dove è stato tutti questi anni? Willy non capisce come mai lei... Papà dov'è? Ma tu non eri con lui? Com'hai pensato? Adesso... non so dove arrivano i tuoi ricordi. Ero bambino allora, figurati. Avevo 3 o 4 anni. 3 anni e 11 mesi. Che memoria, beh. Controllo imprese di tutti i generi, William. Guai se non avessi memoria. Ricordo di quando giocavo sotto il furgone nel Nebraska. O dov'era? Nel Dakota. E io ti avevo raccolto un mazzetto di fiorellini di campo. Ricordo che ti vidi andar via per una strada lunga. Andavo in cerca di papà in Alaska. E c'era? A quell'età avevo un'idea un po' vaga della geografia, William. Ho scoperto dopo qualche giorno che andavo al sud. E invece che in Alaska, ero in Africa. In Africa? La Costa d'Oro. No, miniere di diamanti. Miniere di diamanti? Proprio così, mia cara. Ma ho solo 5 minuti. No, no, ragazzi! Ragazzi! Ascoltate! Questo è vostro zio Ben, gran uomo. Racconta ai miei ragazzi, Ben. È semplice. A 17 anni entrai nella giungla, a 21 ne uscii. È ricco per gioco. Visto, che vi dicevo, non c'è fantasia che non sia veri. Ma ora devo proprio andare. No, Ben, raccontami papà per piacere, che impari di miei ragazzi, che imparino di che sangue sono. Io non mi ricordo altro che un uomo con una gran barba, me seduto sulle ginocchia di mamma vicino al fuoco e una musichetta allegra. Il suo flauto, suonava il flauto. Già, è vero. Il flauto. Papà era un gran uomo, dal cuore grande come una foresta vergine. Partiva da Boston con tutta la famiglia pigiata in un furgone e frustava i cavalli verso l'Ouest, verso l'Ohio, l'Indiana, il Michigan, l'Illinois e tutti gli altri stati. Ci fermavamo nei villaggi a vendere i flauti che lui fabbricava per strada. Era un grande inventore, papà. Faceva più quattrini lui con un trucchetto qualsiasi di quanti voi potreste sognare di farli in tutta la vita. Ah, così me li sto crescendo io, decisi, sorridenti, pronti a tutto. Ah, sì? Picchia qui, ragazzo, più forte che puoi. Ma no, signore! Picchia, su, prova! Avanti, Vito, prova, fagli vedere! Ma no! E va bene, oh! So. Ma che deve fare? Forza, forza! Attento, Biff! Mai gioco leale con chi non conosci. Mai, giovanotto, non esci più dalla giungla. Linda, è stato un onore e un piacere fare la sua conoscenza. Faccia buon viaggio. E buon... Che ti occupi? Rappresentante. Ah,
No, Ben. Allora? Ben, non vorrei che tu te ne andassi con l'impressione che noi... Qui è Brooklyn, d'accordo, ma anche noi ce la possiamo fare. Quindi farò una visita prima di tornare in Africa. Non potresti trattenerti un paio di giorni? Io avrei proprio bisogno di te, perché, sai, io qui ho una bellissima posizione, ma, vedi, papà se n'è andato che io ero ancora piccolo e non ho mai potuto parlare con lui. E così mi sento ancora un po' spaesato. Faccio tardi a tre. Ben, i miei ragazzi, posso dirtelo, si getterebbero nel fuoco per me. Ma... William, sei stato grande con i tuoi ragazzi. Sono a posto. In classe. Come mi fa piacere sentirtelo dire, perché certe volte ho l'impressione, ho paura di non saper educare come dovrei. Ben, come li devo educare? William, a 17 anni entrai nella giungla, a 21 ne uscì, è ricco, per Dio. È ricco. E questa è la fede in cui cresco da quando sono nati. Nella giungla, su, avanti! Ho fatto bene, ho fatto bene, ho fatto bene. Willy. Amore, qui. L'ho fatto bene. L'hai trovato il formaggio? È molto tardi, Willy, non vieni a letto. Mi devi torcere il collo per vedere una stella in questo cortile. Vieni. Dove è andato a finire quel ciondolo col diamante? Non ti ricordi? Quando Ben è tornato dall'Africa mi ha portato un ciondolo col diamante, no? Sì, lo hai impegnato, caro. 12 o 13 anni fa per il corso della telegrafia di Biff. Era bellissimo. Faccio due passi. Così, in pantofole. L'ho fatto bene. Ah, che uomo. Tante parole diceva, tanto... Ho fatto bene. Ma Willy, sei fantastico. Gli passerà. Non ci si può far niente. Oh, caro, potreste fare tante cose, ma tanto voi non le fate. Va a letto. Non ho mai sentito urlare così forte, mamma. Vieni a casa più spesso e lo sentirai. Ma fa sempre così. No, fa peggio quando tu vieni a casa. Quando vengo a casa? Ma perché state sempre coi fucili puntati l'uno contro l'altro? Ma che fucili, mamma? Non puoi mettere il naso in casa senza litigare. Ma non lo faccio apposta, faccio di tutto, mamma, ci credi? Sei tornato a casa per restare? Non lo so, staremo a vedere. Ma puoi passare tutta la vita, Biff, stando a vedere? Mamma, sono così indeciso, non riesco a capire quello che devo fare. Ma l'uomo non è un uccello che va e viene con le stagioni. I tuoi capelli sono diventati tutti grigi. Erano grigi da quando andavi a scuola. Non li tingo più, basta. E tingili ancora, non voglio che invecchi. Sei un bambino. Tu vorresti star lontano di casa un anno e poi tornare come se niente fosse. Comincia ad abituarti all'idea che un giorno tornerai qui, busserai a quella porta e ti verrà ad aprire gente che tu non conosci. Ma cosa ti viene in mente, mamma? Sei ancora giovane. E tuo padre? Dicevo anche per lui. Ha una stima, Biff, di papà. Biff, se tu non senti affetto per lui, non senti affetto nemmeno per me. Ma cosa c'entra, mamma? C'entra! Non puoi venire qui soltanto per me, perché io gli voglio bene. È la persona a cui sono più affezionata. E non voglio che nessuno lo rattristi, lo deprima, lo umili. Deciditi, perché ormai è tardi. O è tuo padre e tu gli porti il rispetto che merita, oppure fai a meno di venire. Ah, non è un uomo facile, lo so. Nessuno lo sa meglio di me, ma... Ma cosa vuole? Non ti avvicinare, sai! Ma smettila di prendere le sue difese! Ci si è pulito le scarpe con te! Non ha mai avuto un po' di rispetto! No, ha sempre avuto rispetto! Ma cosa ne sai, tu? Hai mentire, che pazzo! Non ha carattere! Charlie non lo farebbe in casa sua!
pisciare tutto quel fondo che ha nella testa. Gliela augurerei in mezza, Charlie, della iela che ha avuto lui. Guarda che c'è gente molto più iellata del signor Willy Loma. Porti a dottora da Charlie allora, Biff, avanti, perché non lo fai? Io non dico che sia un grand'uomo. Willy Loma non ha avuto fortuna. Il suo nome non è mai stato sul giornale, non è un santo. È un essere umano che si trova in una situazione tremenda. Un po' di riguardo. Non lo lasciamo morire in un angolo come un vecchio cane. Un po' di riguardo, un po' di riguardo, una buona volta. Per questa persona. Tu dici che è pazzo? Io non dico... Ma sì, lo dicono in molti che non ci sta più con la testa. Ma ci vuole tanto a capire la causa della sua malattia? È un uomo esausto. Questo è certo. Sono 36 anni a marzo che lui lavora per la stessa ditta. Ha portato i prodotti di questa ditta nei posti più sconosciuti. Adesso gli tolgono lo stipendio. Questo no, mamma, non lo sapevi. Ma non me lo hai mai chiesto. Adesso che i soldi da buttare via li trovi da qualche altra parte, non ti curi più di lui. Ma come ti ha dato i soldi? A Natale, $50. Per l'impianto dell'acqua calda che ne è costato 97. Da 5 settimane lui lavora a percentuale, come un principiante, come il primo venuto. Ma che figli di puttana! Perché? Voi siete meglio? Almeno quelli quando gli faceva comodo, quando era giovane, vendeva bene, lo vedevano con piacere. Ma gli amici di una volta, i vecchi clienti che nei momenti di magra facevano sempre scappare una commissione per lui, oramai sono morti o in pensione. A Boston lui era capace di fare 6 o 7 ditte in una giornata. Adesso tira giù le valigie dalla macchina, le rimette su, è morto. Fa 1000 chilometri e quando arriva, adesso, nessuno lo saluta più, nessuno lo conosce. E che succede nel cervello di un uomo che torna a casa dopo un viaggio di 1000 chilometri senza aver guadagnato un centesimo? Non ha il diritto di parlare da solo? È costretto a farsi prestare da Charlie $50 alla settimana e a fingere con me che li ha guadagnati. Ma quanto si può andare avanti così? Quanto? Ma lo capite che cosa m'aspetto io da un momento all'altro? E dite che non ha carattere. Lui, che non ha mai smesso un momento della sua vita di lavorare per voi. Che medaglia avrà? È questo il suo premio? Guardarsi indietro la sua età e vedere i suoi figli per cui ha dato la vita. Uno, un donnaiolo vanesio. Mamma. Che altro sei tu, figlio mio? E quest'altro? Ma dove è andato a finire tutto l'affetto che avevi per lui? Eravate così affiatati. Era felice solo qui a casa, con te. Va bene, mamma. Io mi rimetto in camera mia e cerco un impiego. Basta però che non lo veda. No, Biff. Se vuoi litigare, non puoi restare qui. Ma cacciato di casa, te lo ricordi questo, sì? Perché l'ho fatto? Non l'ho mai saputo. Perché conosco i suoi imbrogli, per questo non mi vuole fra i piedi. Che imbrogli? Cosa vuoi dire? Che imbrogli? Non prendetela sempre con me, questo voglio dire. Lo sappiamo io e lui, basta. D'ora in avanti io passerò la mia quota, metà del mio stipendio. Così si metterà l'animo in pace. Non si metterà l'animo in pace. Senti, io non posso vedere questa città e ci rimango. Ma che cosa vuoi ancora? Da un momento all'altro muore. Cosa? Ha cercato di ammazzarsi. Come? Vivo in una pena continua. Ma si può sapere cosa dici? Ti ricordi quando ti ho scritto che aveva sfasciato un'altra volta la macchina in febbraio? Allora? Venne l'agente dell'assicurazione e disse che avevano le prove. Tutti quei famosi incidenti dell'anno passato non erano incidenti. Ma che ne sanno? Storie! Pare che ci sia una donna. Che donna? E che questa donna... Cosa? Niente, va avanti. Che? Niente, ho detto che donna. Ma che ha fatto questa donna? Dice che lei camminava per la strada e ha visto la sua macchina. Dice che lui andava pianissimo e non ha sbandato. È arrivato al ponte e lì ha sterzato apposta contro il parapetto.
Si è salvato solo perché l'acqua era bassa. Ma no, si sarà addormentata al volante. Non credo che si sia addormentata. Perché no? Il mese scorso... Oddio! Com'è difficile, ragazzi, dire una cosa simile. E voi lo considerate uno stupido. Ma ve lo dico io. C'è più in lui che in tanti altri uomini. Stavo in cantina. Era mancata la luce ed ero scesa a vedere se era saltata una valvola. Dal quadro, per caso, cade un tubo di gomma. Che significa? Con una presa da una parte. Vado a vedere. E infatti dietro lo scaldabagno del tubo del gas c'è un nuovo attacco. Che idiota! Ma gliel'hai fatto, togli! Non ho il coraggio. Come faccio? Ogni giorno scendo e levo il tubo. Ma quando lui torna a casa lo rimetto a posto. Io non posso dargli questa umiliazione. Non so che fare. Vi dico, tutti i suoi pensieri che gli passano per la testa. Sarà ridicolo e fuori moda, ma è un fatto. Lui ha dato la sua vita a voi e voi vi siete dimenticati. Biff, te lo giuro su Dio, Biff, la sua vita è nelle tue mani. Ma guarda un po' qui. Quel cretino. Su, adesso basta, no? Adesso basta, Guarda, io adesso sono a casa e metterò tutto a posto, tu non ti devi preoccupare. Cercherò un impiego, vedrai che ci riesco. Certo che ci riuscirai. Senti, cos'hai tu? Non alzi mai un dito per piacere alla gente. Ma lo so io. Come quando lavoravi da Harrison stravedeva per te. E tu gli vai a combinare quello scherzo di metterti a fischiettare le canzonette nell'ascensore. Ma perché se mi fa di fischiare? Ma non si affida un lavoro di responsabilità a un buffone che fischia nell'ascensore. Non rimettetevi a litigare. Ma poi quando te sei andato tutto il giorno in piscina invece di controllare il campionato. Ma non te la squagli mai tu. Ma sì, ma mi premunisco. Ragazzi, quando me la squaglio io, il capo può telefonare in tutti gli uffici dove crede che io sia e immancabilmente si sentirà rispondere che sono appena uscito. Mi dispiace, Biff, ma devo dirlo. Nell'ambiente commerciale passi per un buffone. Ma vada a farsi fottere il tuo ambiente commerciale! Ma benissimo, vada a farsi fottere! Ma premunissimo! Ti facciano passare per quello che vogliono! Hanno preso per il culo papà, per tanti anni, ma lo sai perché? Perché non siamo fatti per questa città di forza e mano! Dovremmo stare a spaccare legna in un bosco, oppure a fare muratore! Almeno un muratore può fischiare! No, tuo nonno era più di un muratore. Non diventerai mai un uomo. Bernard non fischia nell'ascensore. Ma tu sì, papà. Non ho mai fischiato in vita mia in un ascensore. E chi è che ti considera un buffone nell'ambiente commerciale? Papà, nessuno ha detto questo. Non cominciamo a cambiare le carte in tavola. Va, torna nel West. Va a fare il muratore, fai il mandriano, fa quello che ti pare. E buon divertimento. Ma Willy, lui stava dicendo... Ho sentito quello che stava dicendo. Papà, andiamo. Non me, Vai ai grandi magazzini, vada a Filene, va a Boston, da Slattery, grida forte il nome di Willy Loman e poi mi sei dire, i cappelli volano, certo, i cappelli, certo. Perché mi offendi sempre? Io non ho aperto bocca, che ho detto? Ma non ha detto niente, Willy. Va bene, buonanotte. Willy, Bill, avrebbe pensato... Ma non avrei finito di fare il lavativo, tu, domani, da una mano di tinta al soffitto che ho messo in sala da pranzo. Esco presto, domani. Va a trovare Bill Oliver, papà. Da Oliver? Per cosa? Diceva sempre che mi avrebbe aiutato. Vorrei mettermi nel commercio e vado a vedere se mantiene la parola. E non ti pare un miracolo? Che miracolo? Non interrompere tu. Che miracolo? Uno che vuol finanziare, ma ne trova 50 a New York. Articoli sportivi, Forse un po' ne so. Un po' ne sai, ma tu gli articoli sportivi ti intendi più di Dallo, Dio santo. Quanto gli dà? Non lo so, non l'ho ancora visto, ma... Penso... Allora cosa ancora racconta? Papà, io ho detto che vado a trovarlo, questo ho detto, nient'altro. Bel venditore di fumo. Cristo santo, io vado a dormire. Non bestemmiare in questa casa. Perché diventi rosso? Che? Non ti permettere questo tono con me, sai? Io non lo tollero. Ma basta, su! Mi è venuta un'idea. Biff, senti che idea? Mi è venuta adesso quando sono stato in Florida per lanciare articoli sportivi. Ci mettiamo tu e io.
la linea per tutti gli sport, linea Loman. Ci alleniamo un paio di settimane e poi andiamo in giro a esibirci, eh? È un'idea. Facciamo due squadre, due di pallacanestro, due di pallanuoto, di quello che ti pare. E poi giochiamo, io e te, uno contro l'altro. C'è da fare un lancio da strabiliare. Due fratelli, no? Fratelli Loman! Esibizione a Palm Beach, nei grandi alberghi e dovunque, i campi sportivi, piscine, ring. Bandiere enormi con scritto Fratelli Loman! E arrivare un milione di dollari! È meraviglioso! Io per me sono in gran forma! E poi non sarebbe più commercio, Biff, ma sport! Fratelli Loman, Biff! Fratelli Loman! Un milione di dollari! E non avresti più neanche il tempo ad annoiarti. Avremo una cosa per cui batterci. E se tu vuoi andartene in piscina? Figli e mai! E qui te lo impedisci. Se due ragazzi vi mettete insieme farete vedere i sorci verdi al mondo intero. Domani mattina vado da Oliver. Forse le cose cominciano a... Andare a interrompere tu. Ora ti presenterai mica ad Oliver in giacca sportiva e panzone di flanella, eh? No, io... Vestiti correntemente, per non farmi meglio è. Niente barzellette, mi raccomando. Una volta gli ero simpatico. Simpatico, ti adoravo. Vuoi finire, tu? Ma non ti presentare mica così, sai. Sì, serio, prima di tutto. Non vai mica a proporti come fattorino. No, non ti precipitare a chiedere soldi. Sii caldo, distinto e soprattutto serio. Il tipo allegro può anche piacere, ma non gli si prestano mai i soldi. A soldi ne troverò anch'io, Biff, non ci pensare. Grandi cose in vista, ragazzi, per voi. Le vostre pene sono finite. Ma ricordatevi, sparate subito forte. Chiedi 15. Quante intenzioni di chiedere? Ma non so! Ma non dire ma non so, ma non so, lo dicono i bambini della prima. Un uomo che va a chiedere 15.000 dollari non dice ma non so! Ma non so, potrei chiederne 10! Ma non essere così modesto, sii allegro entrando, ridi, non fare il cadavere! Prima di cominciare racconta un paio di storielle come le sei dire tu, tanto per scaldare l'ambiente. Non importa quello che dici, è il modo come lo dici, è l'anima che tu ci metti che ti darà la vittoria! E Oliver ha sempre avuto molto... Ma vuoi dire tu? Mi fai per se non sgridarlo, papà! Ma stavo parlando io, no! Non mi vado! Che cos'è? Ti metti a comandare? Ma quindi... E finisci là, mi fai uno sangue! E non scritare, ma basta! Salutami, Bill Oliver. Chissà che non si ricordi di me. Che bisogno c'era di fare tutta questa scena? Hai visto come diventa simpatico appena gli dai un briciolo di speranza? Vai su, vai a dargli la buonanotte. Non lasciarlo andare a letto così. Dai, Biff, andiamo a rimboccargli le compagnie. Su, sii buono. Gli dai la buonanotte e via. Con niente lo fai contento. Neanche a pagarla a peso d'oro la trovi più una donna come quella. Ti hanno tolto lo stipendio. Lavora percentuale. Sto sano. Che ci vuoi fare? Il tuo pigiama è appeso in bagno, Willy. Senti, prestami $10. Ho bisogno di un paio di cravatte. Lo conosco il tuo posto. Roba fine. E mettiti una delle mie camicie a righe domani. Willy, non puoi fare niente per quella doccia. Perde continuamente. Qui appena uno si gira, va tutti in pezzi. Va appena messa, tutti in galera dovrebbero mandarli. In galera. Domani mattina vado da Oliver e gli faccio sputare $10.000. Vieni da papà, vieni. 10.000 dollari. Dicevo, chissà se Oliver si ricorderà di lui. Se se ne ricorderà, ma cos'hai nel cervello tu? Pigne. Se fosse andato da Oliver a quest'ora sarebbe direttore. Ti basta un'occhiata a Oliver. Ma hai visto tu la nuova generazione? Lo sai di che calibro è la gioventù d'oggi? Calibro zero. Lui si è voluto divertire a fare il fattore, a fare il vagabondo. Mi fa piacere il ragazzo. Mi fa proprio piacere. È venuto a dargli la buonanotte, papà. Sì. Occhio domani, eh. Volevi dirmi qualcosa? Niente, papà, non ci pensare. Buonanotte. E se cade qualcosa dalla scrivania mentre parli con lui, tu di non raccoglierla. Hanno i camerieri per quello. Preparerò una bella colazione. Vuoi finire? Di.
Quindi viaggiavi in commercio del West, non che facevi il fattore, eh? Va bene, papà. Andrà tutto bene. E non ti buttar giù. Chiedi subito forte, spara, spara forte, eh? Chiedi 15. Eh? Certo, papà, buonanotte. Perché tu hai avuto tutto da Dio. Tutto, Dio. Dormi bene, tesoro. Sai che mi sono fidanzata, mamma. Va a dormire, Harry. Volevo che tu lo sapessi. Su con la vita, mamma mia, te lo ricordi allo stadio, il campionato di New York? Cerca di riposare, caro. Come quando è entrato in campo, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Come mi salutava dal centro del campo, con i capitani delle altre squadre e i clienti che erano riuscito a portare quel giorno. E le acclamazioni quando è entrato. Loba! Dio benedetto, diventerà qualcuno quel ragazzo. Vedrai. Willy, perché ce l'ha tanto con te? Sono così stanco. Non parlare più. Vai poi da Howard a chiedergli se ti fa lavorare a New York. È naturale. Domattina, appena mi alzo, sistemo tutto io. Guarda la luna come cammina sui tempi. Sasso, erano mesi, mai successo, martedì, alzarsi alle 10. E i ragazzi? Alle 8 erano fuori. Ah, benissimo. M'ha fatto una tenerezza vederli andare via insieme. Era un altro Vicky stamattina, così allegro. Non vedeva l'ora di andare da ora. Cambierà quel ragazzo, cambierà. C'è poco da dire, certi ci mettono anni a farsi le ossa. Com'era vestito? Ah, ecco, il suo vestito grigio. E come stava bene. Sembrava un... non lo so. C'è poco da dire. Stasera, rientrando, vorrei comprare un po' di semi. Comprali, caro. Ma poi non ti crescono. Non c'è mai sole là dietro. Tu aspetta, amore mio. Prima che sia finita, compriamo un bel posticino in campagna io e te. Sì, sì. Piantiamo un orticello, un paio di galline. Vedrai. E loro saranno sposati. La domenica verranno a trovarci. Ah, gliela fabbrico io una casetta vicino. L'occorrente ce l'ho. Mi manca solo il legname e un po' di serenità. Ti ho ricucito la fodera. Perché no? Potrei fabbricarne anche due di casette, così verranno insieme. Ha deciso poi che cosa chiedeva Oliver? No, non me l'ha detto, ma credo 10 o 15 mila dollari. Ah, benissimo. Vai poi da Howard. Naturale, si capisce, e non incanta mica stavolta, viaggi, basta. Non ti dimenticare di chiedere un piccolo anticipo, c'è il premio dell'assicurazione che scade. Quant'è? 108 e 68. E sai, siamo di nuovo un po' a corto. Ma come a corto? Hai dovuto riparare il motore. Ma che disperazione, quella schiumebeca. E poi c'è l'ultima rata del frigorifero. Ma sei di nuovo? Per me è vecchio. Ma te l'avevo detto di comprarne uno che ha una vita con un nome grosso. Se ne hai comprato uno. Parlare di frigoriferi Hastings. Riuscissi mai in casa mia a vedere una cosa sana appena ho finito di pagarla? Ma qui è il mercato dei ferri vecchi. Basteranno 200 dollari tutto compreso, anche l'ultima rata del mutuo, quindi dopo questa, stop, la casa è nostra. Ho 25 anni. Quando ci siamo entrati, Pete aveva 9 anni. Oh, però, spettacoloso. Lo sai che ammortizzare un mutuo di 25 anni non è mica... È un'impresa. E tutta la calce, il legname, i miglioramenti che ho messo in questa casa. Trova una crepa, se sei capace. È servita al suo scopo. Mi dici che scopo? Il primo che passa, ci si mette dentro e buonasera. E almeno se la pigliasse Pipe e mettesse su famiglia, ma... Ciao, Ciao.
Oh, che testa! Guarda che ti hanno invitato a cena! Chi? Me? Da Frank, alla 48esima all'angolo con la sesta. Ma, sì, tu? No, io non c'entro, voi tre farete Baldoria insieme. Ma beh, sì. A chi è venuto in mente? È venuto da me Biff stamattina e mi ha detto di a papà che stasera facciamo Baldoria insieme. Puntuale, alle 6. Siete a cena tu e i tuoi ragazzi. Ah, questo si chiama parlare. Howard, oggi è mio. Avrò l'anticipo e il posto a New York. Così. Ragioniamo, mio Dio. Così, Willy. E non voglio più toccare un volante per tutto il resto dei miei giorni. Sento che le cose cambiano, Willy, me lo sento. Si capisce, si capisce. Ciao, eh. Ciao. Ciao, ciao. Ah, no, ce l'hai gli occhiali? E il fazzoletto? No, Metropolitana, sì. Eh? Guarda, la pianti tu di rammendarti le calze. Almeno quando sto in casa, mi urti i nervi, ti prego. Ricordati, da Frank alla 48esima strada. Ciao, ciao. Chissà se qui attacchi il lattuino, eh? Ho trovato tante volte. Già. Non ti strapazzare troppo, no. Ciao. Ciao, stai attento. Meno male che hai telefonato, perché sì, ho finito di dirglielo adesso. Alle 7, la cena, puntuale. No, non me ne sono dimenticata. Senti, Biff, morivo dalla voglia di dirtelo. Ti ricordi quel tubo di gomma di cui ti ho parlato, che aveva lanciato allo scaldabagno? Stamattina m'ero decisa a farlo sparire. Sono scesa in cantina. Non c'è più, lo sai, l'ha preso lui. Quando? L'hai tolto tu? No, speravo che fosse stato lui. No, anzi, tesoro, stamattina sono così sollevata, è uscito di buon umore, allegro come una volta. Non ho più paura. Sì, ti ha ricevuto il signor Oliver? Ah, e allora aspettalo. E cerca di fargli una buona impressione, eh? E divertitevi stasera con papà. Chissà che non abbia anche lui una buona notizia. Sì, un posto fisso al New York. E stasera, caro, sii affettuoso. Oh, che bravo, Dì. Proprio bravo. Tu gli salvi la vita. Ciao, tesoro. Ce l'hai il pettine? Bravo, Dì. Ciao, caro, ciao. Howard! Ah, Willy! Vieni. Facciamo due chiacchiere, Howard. Scusa, finisco qui e sono da te. Ma che cos'è questo affare? Non l'hai mai visto? Si chiama magnetofono. Ah, ti posso dire una parola, Howard? In C, sai, come i dischi. Me l'hanno portato ieri. È la macchina più fantastica che io abbia mai visto. Io ci impazzisco. Ho passato la notte in bianco. Ma a che ti serve? Ah, dovrebbe servirmi per dettare. Ma ci puoi fare qualsiasi cosa. Senti, l'ho portato a casa ieri sera. Senti che cosa mi ha combinato. Mia figlia, stai attento. Senti il fischio di quella bambina. Com'è naturale. 4 anni, eh? Senti che nota. Senti, potrei chiederti un favore, Howard? Come fai tu adesso, papà? Mi vuole un bene. Questo qui sono io. Ah, complimenti. Proprio bravo. Zitto, attento. Sì. Che è? Inizio. Senti, mio figlio. La capitale dell'Alabama è Montgomery, cioè la capitale dell'Arkansas è Legislatura. 5 anni? Potrebbe fare l'annunciatore alla radio. Sentivo, ordine alfabetico. Senti, Howard. Ah, questa è la donna che ha inciampato e ha staccato la spina. È veramente una macchina. Signore, non abbiamo trasmesso il segnale orario delle ore 9. E così me ne vado a lei. Ma che macchina. Aspetta, non è finito. Mia moglie. Avanti. Dico che cosa? Non vuoi parlare? Non so cosa dire. Ma su, parla. Ma sta girando, sai. Ciao. Ma insomma, io non riesco a parlare con quella carina, non ci riesco. E questa era mia moglie. Oh, che macchina straordinaria. Senti, Howard, potremmo... Sai cosa ti dico, Willy? Io prendo la mia macchina fotografica, la sega elettrica, il ping pong, le carte e butto tutto dalla finestra. Dove lo trovi un relax meglio di questo? Ah, ne comprerò una anch'io. Ti conviene? Per $150? Come fai a farne a meno?
Domani vuoi sentire Bob Hope e sai che la sera non sei in casa? Niente poi. Tu dici alla donna che accenda la radio all'ora di Bob Hope. Questo, vedi, è collegato con la radio in modo che attacchi automaticamente. E quando tu ritorni a casa? A qualunque ora torni, alle 2, alle 3, quando ti pare. Tu ti metti in poltrona, ti versi la tua coca, fai ta e ti senti Bob nel bel mezzo della notte. Ah, ne comprerò una anch'io. Specialmente io che passo tutta la giornata in macchina, tante volte penso, chissà quante belle cose trasmetteranno alla radio. Ma non ce l'hai la radio in macchina? Ah sì, 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 ma chi ha la testa ad accenderla? Ehi, ma tu oggi non dovevi essere a Boston? Ah sì, sì, ecco, ero venuto appunto per questo. Me lo dai un minuto, Aura? Che è successo? Che fai? Ecco... Hai sfasciato la macchina un'altra volta? No, no. Perché non si sta mai tranquilli con te? Allora? Ecco, ti dirò la verità, guarda, io ho preso la decisione di... preferirei non andare più in giro. Non vuoi andare più in giro? Dove vuoi andare? Ma ti ricordi a Natale quando hai dato quella festa? Hai detto che avresti fatto in modo di sistemarmi qui, a New York. Qui da noi? E dove? Ah, già, lo ricordo. Ma non è capitata nessuna occasione per te, Willy? No, sai, guarda, ormai i ragazzi sono grandi, io non ho molte pretese. Quando ho fatto grosso modo i miei 50, 55 dollari la settimana, sono a cavallo. Sì, ma vedi, Willy, tanto io più non... che, detto in un orecchio, Howard, con te si può parlare. Sono un po' stanco. Va, tutto quello che vuoi, ma tu fai circuito. E la nostra organizzazione è un'organizzazione di circuito. Quanti rappresentanti credi che abbiamo qui in sé? Mezza dozzina? No, neanche. Ah, guarda, io non ho mai chiesto un favore a nessuno, ma quando tuo padre ti portava qui in braccio, io lavoravo già per questa ditta. Tutto quello che vuoi, Willy. Tuo padre venne da me il giorno che sei nato e mi ha chiesto se doveva chiamarti Howard. Io ti sono molto riconoscente, Willy, ma non so dove mettere. Se avessi un posto, ti ci metterei. Ma uno, sai cosa vuol dire uno? Non ce l'ho. Howard... Per tirare avanti mi bastano 50 dollari la settimana. No, figlio mio, dove ti metto? Credo che le mie prove di capacità professionale le ho date. Sì, ma questa è una ditta commerciale, dove ognuno deve fare la sua parte. Permetti che ti racconti una storia, Howard. Quando si scherza, ma gli affari sono affari. Gli affari sono affari, sì signore, ma mi vuoi stare a sentire? Tu non capisci una cosa? Quando ho cominciato questo mestiere avevo 18-19 anni e non sapevo ancora che avvenire poteva avere, perché a quei tempi saltavano fuori 3 o 4 filoni d'oro al mese in Alaska e io avevo una mezza idea di fare le valigie, così, per provare. Già. Mio padre ha passato metà della sua vita in Alaska, aveva l'avventura nel sangue e siccome per noi è di famiglia avere un certo spirito di iniziativa, io e mio fratello avevamo deciso di andare a trovare il nostro padre in Alaska. Tutto pronto per la partenza. Quando incontro un tale, rappresentante della Parker, un certo David Singleman, aveva 84 anni ed era stato rappresentante in 32 stati. Beh, il vecchio David si piazzava nella sua camera d'albergo, vicino al telefono, chiamava i clienti e così, senza allontanarsi dalla sua camera, si metteva le sue pantofole color verde e senza allontanarsi dalla sua camera, a 84 anni si guadagnava da vivere. Ma io allora mi resi conto che vendere era la miglior carriera che un uomo potesse desiderare. Ma che c'è di meglio che andarsene in giro a 84 anni per 20 o 30 città, onorato, rispettato, ben voluto e senza far altro che telefonare? Ma lo sai tu che quando morì e fece proprio la morte del commesso viaggiatore, se ne andò all'altro mondo nelle sue pantofole di velluto verde, nel vagone ristorante rapido per Boston. Quando morì, al suo funerale vennero a migliaia i commessi viaggiatori e i clienti. E per un po' di tempo viaggiare sui treni era diventato triste dopo la sua morte. Una volta la gente era considerata, Howard. C'era il rispetto, c'era la gratitudine, c'era la solidarietà. Adesso... tutto arido, senza anima, l'amicizia non ha più alcun valore, la considerazione, capisci quello che voglio dire? Non ci si ricorda più di me. Già, questo è il guaio. 40 dollari la settimana, mi contento, 40 dollari, Howard. Figlio mio, ma non li fabbrico mica i soldi. Howard, l'anno di tu hai letto lo speed, tuo padre, venne da me. Senti, ho della gente di là. Howard, sto parlando di tuo padre. Da questa scrivania mi furono fatte delle promesse formali. A me non si può dire, ho della gente di là, a me che ho dedicato 34 anni della mia vita a questa ditta e adesso non so dove trovare i soldi per pagare l'assicurazione. Non si può spremere un uomo come un limone e poi buttarlo nella spazzatura. Adesso stammi a sentire. Tuo padre, io nel 1928 feci incassi favolosi. Una media di 170 dollari la settimana di commissione. Andiamo, Willy, come mai hai fatto 170 dollari? Nel 1928 io ho registrato una media di 170 dollari la settimana.
Tuo padre venne da me! Cioè io mi trovavo in questo ufficio, qui davanti a questa scrivania. Lui mi mise una mano sulla spalla. Qui, fammi la cortesia, di là, che lo dice. Un po' di dignità, andiamo! Un po' di dignità. Oddio, cosa ho fatto? Gli ho urlato in faccia. Oddio, cosa ho fatto? Frank, non... Frank, non ti ricordi quello che hai detto quel giorno, eh? Tu mi hai messo la mano sulla spalla, Frank! Howard! Willy. Un caffè, scendo a prendere un caffè. Willy, senti. Andrò a Boston. Willy, tu non sei a Boston per me. Perché? Perché non ci rappresenti più a Boston. È un pezzo che te lo volevo dire. Ma, allora, vuoi dire che mi licenzi? Un po' di riposo ti farà bene, Willy. Ma, quando ti sarai rimesso, fatti vedere e ne riparli. Ma io devo guadagnare. Non posso mica permettermi di... Non avete figli? Ma... Perché non ti fai l'impegno? Ma come faccio? Non posso mica farmi mantenere da loro. Io non sono un invalido. Hai figli adesso da fare. Howard, tu devi mandarmi assolutamente a Boston. Ho una camera piena di gente stamattina. Siediti 5 minuti. Un po' di dignità, andiamo. Poi vai a casa, va bene? Ho bisogno dell'ufficio. Qui. Ah, in settimana, quando ti fa comodo, riportami i campionati. Ben, ho bisogno di parlarti. Non ho tempo, William. Ben, non so che fare. Sono rovinato. Vediamo, William. Ho comprato dei boschi in Alaska. Mi serve uno che li sorvegli. Boschi? Io e i miei ragazzi là nel nord, in mezzo ai boschi? Vattene da queste città piene di cambiali, di tribunali e di chiacchiere. Buttati nella mischia e ti farai una fortuna. Sì, sì. Linda! Linda! Ah, è tornata. Linda mi ha offerto un lavoro in Alaska. Ma tu hai qui... Lui ha già un buon lavoro qui. Ma in Alaska, amore, io potrei... Ma qui fai benino, no? Benino per vivere o benino per fare la fame? Senta, la smetta con questi discorsi. Benino per vivere felici, qui e adesso. Ma è obbligatorio conquistare il mondo? Qui sei benvoluto, i ragazzi ti adorano. Un giorno o l'altro... Sa che cosa gli ha detto il vecchio Morgan l'altro ieri? Che se va avanti così lo associa alla vita. Lo domandi a lui. Sì, certo, certo. Io con questa vita mi sto creando un avvenire. E quando un uomo si sta creando un avvenire, evidentemente è sulla strada giusta. Dov'è questo avvenire che ti stai creando? Ha ragione, Linda. Non c'è. Chi te l'ha detto? C'è un vecchio di 84 anni. Ah, sì, dovresti conoscerlo bene. Ogni volta che lo vedo penso, ma perché mangiarsi il fegato? Quello va in qualche città, si attacca al telefono e si è già guadagnata la giornata. E sai perché? Devo andare. Guarda questo ragazzo! Non ha un soldo, eppure tre grandi università se lo litigano. E sai perché? Perché quello che conta non è quello che fai, ma la gente che conosci, il modo come sorridi. Le conoscenze, beh, le conoscenze! È lo spettacoloso di questo paese che per diventare re di grandi basta piacere alla gente. Perciò oggi, quando scenderai in campo, ragazzo, sarà la tua grande prova. Migliaia di spettatori si spelleranno le mani per te, delireranno. Ben, quando farai il suo ingresso in qualche ufficio, il suo nome sarà uno squillo di tromba. Quale porta gli sarà chiusa? Questa è la realtà come io l'ho vista con i miei occhi. Non è una realtà che si taglia come i tuoi boschi, ma c'è. Ciao. Qui. Faccio bene, Ben, dammi il tuo consiglio, ti tengo. Hai l'Eldorado a portata di mano, William. È la tua fortuna e non ci vai. È la tua fortuna. Ce la possiamo fare anche qui, mi senti? Ce la possiamo fare anche qui, la fortuna. Ho più paura che me lo stai già andato. Perché? Che ora è? È 1:30. Partenza, capolinea allo stadio. Dove sono le bandierine? Sono pronto. Pippo, allora il casco lo porto io. Allora, porto io. E come faccio a entrare dalla palestra? Dai, fagli portare il coprispalle. Posso, Pippo? Perché ho detto a tutti che entravo dalla palestra. La palestra? Non c'è l'ingresso dei giocatori. Volevo dire l'ingresso dei giocatori, Pippo. E dagli il coprispalle. Adesso vorrei stare in mezzo. Pippo, scende in campo, agitato.
giochi oggi? Lo so, papà! Quando tornerai a casa stasera sarai il capitano della squadra di football, campione delle scuole di New York! Lo so, papà! Immagino, non c'è posto per te! Andà così, tardi! Non sai che giorno è oggi, Lo so, Willy, lo fa apposta! Ma posso ancora? No, Linda, che giorno è oggi? Viva la finale allo stadio! Ah, aspetta un momento! Ma non sai la cosa tremenda? Cosa? Qui non hai sentito la radio! Cosa? C'è stato il terremoto allo stadio! Ma l'inferno! Va! Dammi una mazza in testa a tutti! Fammi dello spiritoso, è il giorno più importante della sua vita! Oh, ridi! Quando ti decidi a crescere! Ridi! Diventerai il giocatore più famoso di tutti i tempi, meglio di Grand Crunch! 25 milioni all'anno! Scusami, Willy, dimmi una cosa! Cosa? Chi è Grand Crunch? Avvicinati, vieni qua, ignorante, imbecille, vieni qua, quello che devi dire, dillo in faccia, ridi! Signor Bernard, puoi venire un momento in anticamera? Chi è che urla? Signor Roma, mi è uscita adesso dall'ascensore. E con chi ce l'ha? Con nessuno, da solo, io non ce la faccio più a parlare con lui, e suo padre quando... Mi faccia piacere, non riceve. Ah, la mia Jenny, come va? Prezzi alti, prezzi bassi. Così. E lei si sente bene? Ah, mi sento bene a letto. Ciao, zio Willy. Bello. No. Chi se l'aspettava? Come stai? Che piacere rivederti. Come vai da queste parti? Sono venuto a salutare papà. Mi riposo un po' in attesa del treno, vado a Washington. C'è? È di là in riunione. Siedi. E come... cosa vai a fare a Washington? Oh, niente, una causa che ho là, Willy. Ah, però... E ti porti dietro le racchette? Sono ospite di un amico che ha un campo da tennis. Ah, campo da tennis privato? Gente bene, eh? Sì, e gente simpatica. Ah, mi ha detto papà che vive qui. Ah, già, è qui. Sta incantando una grossa impresa, Berna. E cioè? Beh, lui ha fatto fortuna nel West, una grossa fortuna. Ma adesso ha deciso di trasferirsi qui. Sì. Dove ho sentito che tua moglie ha avuto un bambino? Il secondo. Due bambini. Oh, spettacoloso. Cos'è questa impresa di Biff? Bill Oliver, sai, quello del ramo sport, l'ha fatto tornare a tutti i costi del West. Cablogrammi, telegrammi, interurbane. Gli dà carta bianca. E questi tuoi amici hanno un campo da tennis privato, eh? Lavori sempre nella stessa ditta, Willy? Non sai quanto mi faccia piacere che tu abbia fatto carriera. Dà una tale fiducia vedere un ragazzo come te. Sì, veramente, sai. E anche per Pife dà fiducia. Berna. Che c'è, Willy? Qual è il segreto? Ma quale segreto? Come hai fatto tu? Perché lui non c'è riuscito? Non lo so, Willy. Ma eravate amici, siete cresciuti insieme. Io non capisco, dopo quella partita allo stadio la sua vita si è fermata. Con più di 17 anni non ha fatto più niente. E per forza, non ha imparato nessun mestiere. Ma come no? Finita le scuole, ha fatto tanti di quei corsi per corrispondenza. Prima la radiotecnica, poi la televisione, poi non so che altro. Senza concludere niente. Willy, vuoi che ci parliamo chiaramente? Ah, io ho una grande stima di te, Werner. Dammi il tuo consiglio, ci tengo. Ma che consiglio, Willy? Io non posso darti un consiglio. Ma ti vorrei domandare solo una cosa. Quando doveva prendere la licenza e il professore lo bocciò in matematica? Ma quel figlio di puttana l'ha rovinato. Sì, ma bastava che prendesse delle ripetizioni e si ripresentava a ottobre. Ah, certo. Gli hai detto tu di non ripresentarsi a ottobre. Sì, ma io l'ho scongiurato, l'ho pregato in ginocchio, l'ho ordinato. E allora perché non ha voluto? Perché? Sono 15 anni che mi trascino questo perché come un incubo. Bocciato in matematica sei disamorato. Finito, morto! E che ci vuoi fare? No, Bernard, parliamo insieme io e te. Se non parlo con te, con chi parlo? Bernard, la colpa è stata mia. È un tarlo che ho qui in testa. Che cosa gli avrò fatto? Non ti disperare. No,
Perché si è lasciato andare così? Qual è la ragione? Tu eri suo amico. Willy, io ricordo una cosa. Era giugno, uscirono gli scrutini e lui era stato bocciato in matematica. Ah, il figlio di puttana! Sì, ma non è stato quello. Lui allora era furibondo e voleva subito prendere ripetizioni. Sul serio? Sì, non si è lasciato andare. Poi a un bel momento è sparito dalla circolazione per un mese. Io avevo pensato che fosse venuto a Boston da te. Parlò con te, no? Quindi? Sì, venne a Boston. Ma questo che c'entra? C'entra che quando tornò, è una cosa che non mi scorderò mai, mi sconvolge ogni volta che ci ripenso. Io ero affezionato a Biff, anche se lui qualche volta si approfittava di me. Sai, Willy, io gli volevo bene davvero. Quando tornò un mese dopo, prese le scarpe da ginnastica, sai quelle con la sigla dell'Università di Virginia? Ci teneva tanto a quelle scarpe, le portava tutti i giorni. Le prese, scese in cantina e le bruciò nella caldaia. Ci prendemmo a pugni per quasi mezz'ora. Lì sotto noi due soli, urla, cazzotti, lacrime. In quel momento ho capito che Biff aveva rinunciato alla sua vita. Quindi, cosa è successo a Boston? Tiro fuori queste cose solo perché me l'hai chiesto. Niente! Cosa vuol dire cosa è successo? Vorrei sapere che c'entra. Non t'arrabbiare. Ma cos'è? Vuoi dare a me la colpa? È colpa mia se sei lasciato andare. Willy, non ti... Non di cosa! Non voglio che tu mi parli a quel modo. Cosa vuol dire cosa è successo? Ehi, lo sai che perdi il treno? Adesso vado. Grazie, papà. Arrivederci, Willy. E non ti preoccupare. E come si dice... Dai oggi, dai domani. A questo credo, certo, sì. Soltanto bisognerebbe cambiare aria ogni tanto. Cambiare aria? E se non puoi cambiare aria? Lo so. Allora un pasticcio. Ciao, Willy. Ciao, Ben. Che ne dissi del nostro ragazzo? Va a difendere una causa davanti alla Corte Suprema. Papà! Ma no. La Corte Suprema. Io scappo, ciao papà. Attimo a lei, Bernard. La Corte Suprema. E non l'aveva neanche detto. E perché doveva dirlo? Lo fa. E tu non gli hai mai detto quello che doveva fare, no? Tu non ti sei mai occupato di lui. È la mia salvezza non essermi occupato mai di niente. Ecco un po' di soldi, $50. Ho una riunione di là. Charlie, se... Se tu potessi, io devo pagare l'assicurazione, no? E allora se tu potessi, avrei bisogno di $110. Cioè, io li ritirerei dalla banca, ma poi Linda se ne accorge. Guarda, non ti preoccupare, io segno tutto, ti restituirò tutto fino all'ultimo centesimo. Adesso, Willy, mi stai a sentire. Sapessi che io ti sono molto grato. Willy, che hai intenzione di fare? Cosa c'è nella tua testa? Perché? Io sto semplicemente... Ti ho offerto un lavoro. Puoi guadagnare $50 alla settimana. E non ti mando a fare la trotta. Ce l'ho il lavoro. Senza stipendio? E che razza di lavoro è senza stipendio? Senti, amico mio, quando è troppo è troppo. Non sono molto sveglio, ma tanto da accorgermi quando m'offendono, sì. Ma chi ti offende? Perché non vuoi lavorare con me? Ma qual è il problema? Io lavoro! E allora che ti presenti a fare tutte le settimane in questo ufficio? Se vuoi che non mi presenti più in questo ufficio... Ti sto offrendo un lavoro! Non lo voglio il buon lavoro, Cristo d'un Dio! Ma quando ti decidi a crescere, porco demonio? Sei un animale! Ripeto un'altra volta, ti spacco la faccia, lo sai! Avvicinati! Avvicinati! Non mi importa se sei più forte di me! Avvicinati, su! Avvicinati! Quanto ti serve? Sono a terra, Charlie. Sono a terra, non so che fare, mi hanno licenziato. E chi ti ha licenziato? Oh. Quel moccioso, e pensare che io
Io ho trovato il nome, io l'ho chiamato Howard. Ma quando lo vorrai capire che queste cose non servono a niente? E quando gli hai dato il nome, che hai fatto? Te lo vendi? Caro mio, quello che esiste al mondo è quello che vendi! E mi meraviglio di te che vendi da 50 anni e non lo sai! Io ho ragionato sempre in un'altra maniera. Io ho sempre pensato che un uomo debba far colpo, farsi ben volere. Che... Sì, stai fresco a farti ben volere da tutti. E quando mai Rockefeller ha fatto colpo? Al Baio Turco sembrava uno spazzino. Faceva colpo il suo portafogli. Quello sì che faceva colpo. Insomma, Willy, tu non mi puoi vedere, eh? Io tutta questa tenerezza per te non ce l'ho, ma ti offro un lavoro. Perché? Perché così mi gira. Va bene? Di sì o no. Io non posso lavorare per te, Charlie. Ma perché? Hai invidia? Per te non posso lavorare, non mi domandare perché. Non mi avrei fatto che invidiarmi tutta la vita! Disgraziato, imbecille, to! Pagati l'assicurazione! Oh. Ho tutto a casa segnato. Io ho da fare di là. Abbi cura di te e pagati l'assicurazione. Vuoi ridere? Dopo tutte le autostrade e i treni, gli appuntamenti e gli anni, alla fine ti accorgi che vali più da morto che da vivo. Da morto non vale niente a nessuno. Capito quello che ho detto? Quindi chiedi scusa a Bernard per me quando lo vedi, eh? Non volevo litigare con lui, è un ragazzo in gamba, tutti e tre sono in gamba. E si faranno e giocheranno a tennis tutti quanti insieme. Fammi gli auguri, Charlie. Stamattina è andato a trovare Bill Oliver. Auguri. Charlie, tu sei l'unico amico che ho. Dov'è spettacoloso. Dio santo! Comincia a ragionare, eh? Guarda in compagnia, me lo dica a me. Te lo trovo io l'angolino. Stanley, come va la vita? Da cazzo. Almeno l'avessero mandato in guerra. Adesso starei a posto, in un bel camposanto. Stanley, è tornato mio fratello. Ah, è tornato, dalla prateria. Ah sì, è un grosso allevatore adesso, e perciò mi raccomando, trattamento speciale. Viene anche mio padre. Anche suo padre. Hai un bel paio d'aragoste. Superlativo. E bagniamo con chi? Ma ti ricordi, Stanley, quel cocktail che ti ho portato dalla Francia? Quella base di champagne. Certo, l'ho incorniciato in cucina. Quello costa $1 a testa. Quello? Lei ha vinto la roulette. No, ma stasera dobbiamo festeggiare. Mio fratello ha concretizzato una certa faccenda. Mettiamo su una società, io e lui. Ah, complimenti. Cosa? Ti sei accorto che non ho girato gli occhi? Sì. Anzi, li chiudo. E allora? Odore di meringhe. No, guardi, non c'è nessuno. Ma come fa? Ho il radar. Stanley. Quella è per lei, signor Loma. Guarda che bocca.
e gli occhi. Si butta, Mr. Loma? Senti che vuole. Signorina, desidera. Sto aspettando una persona, grazie. Per ora mi porti... Alla signorina portale, permette, non vorrei sembrarle indiscreto, ma io commercio in champagne, vorrei fargliene assaggiare del mio. Ah. Una coppa alla signorina, Stanley. Grazie, è troppo gentile. Non si preoccupi, paga la ditta. Deve dare soddisfazione commerciare in champagne. Ma la soddisfazione che dà il commercio, smercia una cosa, smercia un'altra, non è così. Ma non saprei. Lei per caso non smercia? No, io non smercio. Accetta un complimento da uno che non conosce. Io la metterei in copertina. Ci sono già stata. Hai sentito, Stanley? La signorina è già stata in copertina. Impaginata bene. E su che copertina? Ma un po' di qua e un po' di là. Grazie. Sai come dicono in Francia? Lo champagne fa la pelle di un vellutato. Ciao, scusa il ritardo. Ma che ritardo? Sono qui da un minuto. Mio fratello, la signorina... Forsyth. La signorina Forsyth. È venuto papà. Si chiama Biff. L'avrà certamente sentito nominare. È un grande giocatore di football. Ah, sì, e dove gioca? Lei se ne intende di football? No, non molto. Biff è il capitano dei New York Giants. Oh, ma no. Bravo. Cin cin. Cin cin, signor? Happy. Veramente mi chiamo Harold, ma a West Point mi chiamavano tutti Happy, mi chiami Happy. Piacere di conoscerla, signor Happy. Ma non viene papà? La vuoi? No, senti, vengo da Oliver. No, no, ah, ti voglio rivedere all'attacco. La vuoi? Non aspetta altro. No! Davide, mademoiselle è accompagnata. Eh sì, veramente. Oh. Ma potrei fare una telefonata. La faccio. Vuole? Zucchero. E non ha un'amica? La inviti. Noi due stiamo qui ancora per un po'. Mio fratello Piff è un grande campione, è famoso in tutta l'America. Arrivederla, piacere. Faccia presto. Cercherò. Non cerchi. Provi. Vista. Non è una vergogna. Una bella ragazza così. È per questo che non mi sposo. Su mille non ne trovi una che non sia una puttana. Qui a New York tutte così. Devo parlare. Tutte così, tutte così. Vuoi star zitto un momento? Ti devo parlare. Hai visto? L'ho visto. Senti, devo dire alcune cose a papà. Mi aiuti? Di finanza. Ma tu sei matto, sei. Perché? Che è successo? Ho fatto una cosa terribile. È stata la giornata più strana che mi sia mai capitata. Sono completamente intontito. Perché? Non ti hai ricevuto? L'ho aspettato per 6 ore, dalla mattina alla sera, tutto il giorno a farmi annunziare. Ho tentato perfino di conquistare la segretaria. Vietato l'ingresso. Non sai più farti valere. Ma lui si ricordava. Finalmente, alle 5 viene fuori. Non si ricordava più neanche chi ero. Niente, sono rimasto lì come un imbecille. Ma ti hai detto della mia idea sulla prova? Ma non l'ho visto neanche un minuto. È andato via subito. Guarda, mi sono talmente girate le scatole che avrei fracassato tutto. Ma come ho fatto a credere d'essere stato il suo rappresentante? Perché io ci ho creduto di essere stato il suo rappresentante. Appena mi ha guardato, plaf, la mia vita è scoppiata come una bolla di sapone. Tutto un sogno, 15 anni passati a raccontarci delle storie. Io da Oliver portavo i pacchi. Va bene. E poi? Se n'è andato! Hai capito? Con la segretaria dietro. E io lì da solo in anticamera. Happy, non lo so che mi ha preso. Mi sono trovato nel suo ufficio. Mobili, quadri alle pareti. Happy, io non ci ho più visto. Io ho preso la penna stilografica. Tu? E ti ha visto? Io via, giù tutti gli 11 piani come un disperato, via. Ma chi te l'ha fatto fare? Non lo so, pur di portarvi una cosa. Non lo so. Senti, tu mi devi aiutare, io devo dirlo a papà. Sei impazzito, ma perché? Papà deve mettersi in testa che a me non mi finanzia nessuno. Lui crede che abbia passato così tutti questi anni per far dispetto a lui e si mangia il fegato. Ma appunto, tu ti dici una cosa gentile. Ma non posso. Ma dimmi che domani sei a colazione da Oliver. Ah sì, e domani cosa faccio? Tu esci la mattina e torni la sera dicendo che Oliver ci vuole riflettere. Passa 2 o 3 settimane a riflettere, poi non te ne fa più niente. Buonasera. Ma che buonasera, durerà in eterno. Ma papà è così felice quando può fare progetti. Oh, ecco il nostro capitano! Quanti anni che non ci venivo. Ah, Stanley! Scendi, papà. Vedi? E perché no? Sì, vediamoci su. Sì,
sei di cattivo che è? Sei di cattivo umore? Io? No, ma a whisky per tutti! Doppi, Tre whisky doppi, benissimo. Hai già bevuto tu, Oh, un paio di bicchierini. E allora, com'è andato, È andato tutto benone, Vecchio mio, te ne voglio, come ne è capitata una oggi. Fantastico! Cos'è successo, Tutta te la voglio raccontare la mia giornata di oggi, ora per ora, quanto è stata strana. Ho dovuto aspettarlo un bel po'. Oliver? Sì, Oliver. Tutta la giornata, tanto per documentare i fatti, e tanti altri me ne sono venuti in mente di fatti della mia vita. Fatti, sì, papà. Chi ha avuto la bella idea di dire che io facevo il rappresentante da Oliver? Ma tu facevi il rappresentante, no? Io portavo i fatti, papà. Ma praticamente tu... Io non so di chi sia stata quell'idea, ma io non ho mai fatto il rappresentante da Oliver. Insomma, dove vuoi arrivare? Parliamo dei fatti stasera, papà. A forza di volare non concluderemo niente. Io ero fattorino e basta. Ah, sì? Allora apri bene l'orecchio. Mi puoi lasciar finire? Non mi interessano le tue conferenze su cose morte e sepolte, quando qui la casa brucia. Te la vai a mettere in testa? Dovevi sapere che qui tutto va a fuoco. Oggi mi hanno licenziato. Hanno licenziato? Sì, signore, licenziato. E se non porto una buona notizia qualsiasi a tua madre, io non so cosa fare. La tua madre ti aspetta a casa e si tormenta. Favole da raccontare io non ne ho più, ho la testa vuota. Non so che farne delle tue lezioni sui fatti e le sensazioni. Hai da dirmi qualcosa? Dilla! Hai visto Oliver? Dio santo. Non ci sei stato? E come non c'è stato? Ci sono stato, l'ho visto. Hanno avuto il coraggio di licenziarmi. Su, dimmi, ti ha riconosciuto subito? Ma neanche a percentuale ti tengo. Licenziato? Su, dimmi un po'. Ti ha colto bene, ha fatto festa. Altro che! Sono andata. Non lo sapevo, sai. Te lo immagini, uno che non lo vede da 10 o 12 anni e gli fa tutta quella festa. È un fenomeno. Sai perché ti ha riconosciuto subito? Perché allora gli avevi fatto colpo. Vogliamo ragionare con calma e parlare dei fatti. Sì, andiamo avanti. Ah, è una bella notizia, sai, Bill. Allora, ti ha portato in ufficio o siete rimasti in anticamera? Ecco, lui è entrato. E che cosa ha fatto? Ti ha buttato le braccia al collo? Ma lui... Che uomo! Lo sai che è quasi impossibile farsi ricevere da lui? È spettacoloso! E così ti ha offerto da bere? Sì, ma... No! E gli ha parlato del mio progetto della Florida. Non interrompere. E gli ha fatto buona impressione il progetto della Florida. Papà, mi lasci spiegare. Ma è un'ora che ti lascio spiegare. Sono qui apposta. E allora, cosa fatto? Ti ha portato in ufficio, poi? Beh, io gli ho parlato e lui è stato a sentire. Ah, grande, come ti sta a sentire? E poi cosa ha risposto? No, io voglio dire una cosa, tu me ne fai dire un'altra. Non l'hai visto? L'ho visto. E allora? L'hai insultato? Che gli hai fatto? L'hai insultato? Mi lasci parlare, insomma, mi lasci parlare! E dimmi cosa è successo! Non posso parlare con lui! E dimmi che è successo! Ah, sono tutto di 34 in matematica! Che 4? Ma cosa dici? Signora Roma! 4! Calma, papà! Se non prendi quel 4, questo non è riapposto! Adesso basta, adesso ti racconto tutto! Signora Roma! L'ho aspettato per 6 ore! Ma che dici sempre? Mi sono fatto annunziare e non mi ha ricevuto, finalmente esce! Signora Roma, ho visto, è stato bocciato! No! In matematica! Non gli danno la licenza! Non gli danno la licenza? Ma devi andare all'università! Dov'è? Qui! È partito! Non c'è! È partito? Dove è andato? A posto! È a posto, zio Wisi! Sì, forse lui mi fa parlare al professore di matematica. Un poverino, forse mi questo. E così su Oliver ci faccio una croce! Mi stai a sentire? Se non fosse stato per quel 4. Ma si può sapere cosa dici? Non è colpa mia. Se ti sei fatto bocciare è colpa mia. Ma che pena! Roba da fucilarti, Biff! Una pena che non vale neanche un... Hai preso la penna di Oliver, tu! Papà, te l'ho spiegato! Hai rubato la penna stilografica di Oliver! Non l'ho rubata, sto cercando di spiegarti! L'avevo presa dal tavolo per guardarla! In quel momento entra Oliver, lui nervosito, l'ha messa in tasca! Dio benedetto! Non avevo nessuna intenzione di farlo, papà! Sì, Dato, sono in camera! Prego. Papà, che hai? Basta! Non ci sono! Papà, sarò bravo, vedrai come sarò bravo! Bravo, a fare una bella vita! No, lavorerò, troverò un'altra cosa, tu non ti devi preoccupare! Papà, parla con me! Papà! Pronto? Il signor Roma non ti sta... No! Vedrai che la trova, papà! No! Sentite, papà! Ti do una grande notizia! Oliver ha parlato col socio del progetto della Florida, mi senti?
Sai che ha fatto Oliver? È andato a fare le consocie, è tornato da me. Sai cosa dice Oliver? È solo questione di cifra. Allora ci sta. Verrai da te, che farà? Ci sta! No, senti, domani mi hanno invitato a colazione a casa loro, grande, no? Devi venire sulla gente, so ancora fare colpo, vedrai che posizione mi faccio, ma non domani non ci posso andare. Ma perché domani tu non ci puoi andare? Ma la penna, papà. Vai là e dici scusi, distrattamente. Ma certo, domani vai a colazione. Ma come faccio? Per fare le parole incrociate tu gli hai preso la penna, che diavolo? Papà, 10 anni fa sono andato via con i palloni, adesso ritorno con la penna. Signor Roma, no! Ma come faccio a ripresentare? Il segreto è tutto qui, tu non hai nessuna ambizione! Ma credi che sia stato facile tornare da lui dopo quello che gli avevo fatto? E allora perché ci sei andato? Perché ci sono andato? Non me lo domandi! Non ti vedi come ti sei ridotto? Domani vai a quella colazione, altrimenti... Non ci posso andare, non mi hanno invitato! Bì, per l'amor di Dio! Rispetto a me lo fai, Un pezzo di carogna schifosa per dispetto a me lo fai, eh! Io sono un disgraziato! Lo vuoi capire, sì o no? Ma la piantate tutti e due! Questa è la porta, qui! Oh, signorine, buonasera! Si accomodi? Sì, ma solo un attimo, Questa è Letta! Qui, ti svegli? Molto lieto, prego, si sieda, cosa bevi? Letta non può fare tanto. Domattina un'altra faccia, devo fare la giurata in tribunale, non vedo l'ora. Nessuno qui è pratico di giurie? Io, ci stavo sempre di fronte. Mio padre. Oh, ma che simpatia. Venga qui a sedersi, paparino. Bevi, fallo sedere. Su, capitano, pigliamoci una bella sbronza e mandiamo tutto all'inferno. Forza, a sedere con noi. Qui, ma dove sta? Vuoi vedere chi è alla porta? Alla porta? Che porta? La porta! Il bagno! Dov'è la porta? È in fondo! Qui! Ti alzi! Bellini, vanno in giro accompagnati dal papà, figurati voi chi sei il padre! Signorina! Lo sa chi è uscito di là? Un gran signore amareggiato! Infinitamente buono e incompreso, un amico, capite? Un fratello, per i suoi figli un leone. Bellino. Beh ragazzi, muoviamoci, subito, Lunata, dove sta? Ma non fai proprio niente tu per lui? Io? Ma perché non esiste? Ma si può sapere che vuoi? Ma perché sono io? No, per te è come se non esistesse. Ma guarda un po' che cosa ho trovato in cantina. Non senti il bisogno di fare qualcosa? Io? Ma perché sono io quello che sto parlando? Tu te ne strafotti di lui, tu potresti aiutarlo, io no. Ti rendi conto di che sto parlando? Uno di questi giorni si ammazza. Ma guarda un po' e me lo dice! Abbi, aiutalo, Cristo Santo, aiutalo! Aiutami. Mi fa piangere solo a guardarlo. Ma dove vai? Ma è sempre così nervoso. Gambe ragazze, raggiungiamolo! Oh, a me piacciono i difficili, eh! Oh, un po' di sorvenage, ma è calmissimo! Aprire! Non vuole avvertire suo padre! Ma non è mica mio padre! Ah, su belle! La città è nostra! Sta lei in conto, per signor Roma! Signor Roma! Ma piangi di ridere! Dove piantare, sì o no? Ma non vai ad aprire la porta, sveglia tutto l'albergo! Non aspetto nessuno! Senti, bevi un goccetto che sono smettila di essere così muso. Mi sento solo. Non lo sai, quindi che me lo chiamo. No, vado in avanti quando vieni in ufficio, ti faccio subito incontrare i tuoi figli. Basta con le visitine davanti alla mia scrivania, Willy, ma rovina. Molto carino da parte tua dirmi questo. Ma lo sai che sei arido. Ma che anima in pena. Ma chi te la dà c'era questa pena, anima mia? Vieni, mio bello, di torna. Che fai? Sei matto, devi essere 3 di mattina. Va a vedere. Hanno sbagliato porta. No, hanno bussato da noi, ci hanno sentito parlare. Forse brucia l'altare. È uno sbaglio. Allora mandalo via. Non c'è più nessuno. Oh, più tenerti, Willy, che ci sia qualcuno dietro la porta. L'imbaglio, qui la legge non scherza, quindi non farti sentire. È uno sbaglio, non c'è niente. Chiudi l'imbaglio. Perché non rispondevi, papà? Che fai? Vieni qui a Boston. Papà, perché non rispondevi? Mezz'ora che busso, che ti chiamo al telefono. È in bagno, non ti ho sentito.
È successo qualcosa a casa? Papà, non sono degno di te. Ma che dici? Papà. Vito, che stai dicendo? Vieni, scendiamo, ti offro una birra. Papà, mi hanno bocciato in matematica. Era licenza. Non me la danno. Ma Berna, non ti ha suggerito? Mi ha suggerito, ma ho preso qua. E per una materia non ti danno la licenza? Tutta colpa di Birbaum. Non mi ha voluto assolutamente levare quel 4. Vieni a parlare tu prima che chiuda la scuola. Se vedi che tipo sei, dici 4 parole tu me lo leva. Avevo gli allenamenti, ci sono andato poco a matematica. Parlagli tu, lo conquisti subito. Sei così bravo a convincere le persone. Non ci pensare, ci mettiamo subito in macchina. Tu me lo leva. Oh papà, se gli fatti tu me lo leva. Scendi, dì al portiere che mi prepari il conto. Scendi, su. Sì, capitano. Sai perché ce l'ha tanto con me? Una volta che era in ritardo, sono salito in cattedra e gli ho fatto il verso. Ho stralunato gli occhi e ho parlato con lei. Ah sì, e i compagni? Crepavano da ridere. E come facevi? Come dovevo dimostrare ricco e più intimo ed entra lui. Scendi subito giù, andiamo. Papà, c'è di là. No, non c'è nessuno, nella stanza accanto. Ma come? Nel tuo bar? No, nella stanza accanto c'è una bestia. È per me, si può? Willy, c'è un serpente nella vasca del bagno. Ecco, dicola. Lei se ne potrebbe andare in camera sua, no? Non hanno finito i pittori. Le stanno imbiancando la camera. E allora deve venire qui a farsi la doccia. Vada, vada, signorina, vada. Ah, ma Willy, mi devo vestire, non posso. Fuori. Ti presento la signorina Francis. Una nostra cliente, le stanno imbiancando la camera. Vada signorina, vada pure, vada. E i vestiti non vuoi mica che scaduta, no? Fuori. Le calze, dove sono le mie calze? Me le hai promesse, Willy? Io non ho calze! Hai portato 2 scatole numero 9, dai! Vieni, per l'amor di Dio, te ne vuoi andare? Speriamo che non ci sia nessuno nella hall, almeno questo. Gioca a football lei? Sì. Anch'io. Buonanotte. Quasi quasi meglio andare, eh? Così domattina andiamo alla scuola. Su, toglimi i vestiti dall'armadio, io prendo la valigia, Ma che hai? È una cliente, è un agente di Simons. Le stanno imbiancando la camera, sta in fondo al corridoio. Non penserei mica che... Senti, ragazzina, è solo una cliente. Tiene la merce in camera, perciò ogni tanto deve dare una mano. Bene, prendimi i vestiti, su! Ma smettila di piagnucolare, fa quello che ti dico! È un ordine! È un ordine! T'ho dato un ordine, Bill! Ma così obbedisci ai miei ordini? Hai il coraggio di piangere! Vergogna! Senti, Bill. Tu diventerai grande e capirai certe cose. Hanno un'importanza relativa. Domattina prima cosa vado da Birbaum, Non fa niente. Ma come non fa niente? Il 4 chi te lo leva? Lascia fare a me. Non ti darà retta. Ma te lo levi levare per forza, sennò come fai ad andare all'università di Virginia? Tanto non ci vado. Ma no, se mai tu prendi le pensioni vai a ottobre, hai tutta l'estate. Papà! Figlio mio. Ma quella lì non è niente per me, sai? Ero tanto solo. Le hai dato le calze di mamma. Ho dato un ordine. Non mi toccare, bugiardo. Chiedi subito scusa. Imbrogliate. Zitto. Bugiardo. Ho dato un ordine. Torna subito indietro, ti ammazzo di morte. Torna subito indietro. Ti frusto. Obbedisci. Ti ho dato un ordine. Non è tutto! Su, signor Loman. I suoi ragazzi se ne sono andati con le bambole. Hanno detto arrivederci a casa. Ma eravamo a cena insieme. E ce la fa? Io? Certo che ce la faccio. Posso uscire così? Ma certo che può. Toh, tieni, prendi $1. Ma già pagato subito, no, tieni, tu sei un bravo ragazzo. Ma no, grazie, non stia... No, tieni tutto, tanto io
Io ormai non ne ho più bisogno, sai. Sai, dimmi, sai se per caso vendono semi da queste parti? Semi da seminare? Sì, sì. Carote, piselli. Ah, sì, ce n'è uno sulla sesta strada, ma forse adesso è tardi. Allora io devo correre. Devo trovare dei semi, subito. Non c'è niente di seminato nel mio pezzetto di terra. Il mio giardino è senza piante. Due bambine, mamma, stasera un amore. Guarda, non abbiamo portato i fiori. Che esagerazione, mamma, io ti porto i fiori. Non te ne importa proprio niente se vive o muore. Andiamo su. Lasciami stare. Se vive o muore chi? Qui non muore nessuno. Vattene fuori di qui. Devo parlare al principale. Vai a te se ti avvicini. Dov'è? Lo invito a cena. Quel disgraziato non pensa ad altro per tutto il giorno. Quando arriva lì lo piantano! Non lo avresti fatto neanche al tuo peggior nemico! Ma chi te l'ha detto? Ho passato una bella serata con noi! Guarda, deve essere proprio la fine del mondo perché lo pianti! Fuori! Fuori! Mamma! Era la sera d'andare a donne questa. Voi e le vostre luride squadrine! Ma che abbiamo fatto, mamma? Siamo andati a preso Bill per cercare di tirarne un po' su di morale. Porca Eva, Bill, che notte mi hai fatto passare! Basta! Fuori di qui tutti e due non fatevi rivedere mai più! L'avete tormentato anche troppo! Su, fate le valigie e levate questa roba. Basta farvi la serva! Siete peggio di due animali. Ma chi? Chi avrebbe avuto il coraggio di piantare quel disgraziato solo in un ristorante? Ha detto così. Ma c'era bisogno che lo dicesse. È tornato a casa che non si reggeva in piedi, tanto era umiliato. Ma come, mamma, si è divertito? Ma stai zitto! Senza neanche entrare dentro a guardare come stava. Non ho fatto niente, no, non sono entrato. L'ho lasciato parlare da solo in un gabinetto. Verde. Oh, l'hai capita finalmente! La feccia della terra, eccomi qua! Vattene! Devo parlare al principale! Dove? Non ti azzardare a parlargli! Vattene da questa casa! No! Dobbiamo avere una piccola conversazione a quattro occhi! Non ti azzardare a parlargli! Sì, buono. Lascialo stare. Che fa là fuori? Semina. A quest'ora. Dio santo. Carota, due dita, file, un palmo ogni fila. Un palmo. Latte vino. Spinaci,
un palmo. Offerta grossa, molto vantaggiosa, perché sai, mi ha passato quella poveretta, beh, mi ha passate tante. Ti pare che le puoi andare così come sei venuto? Non puoi, qualche cosa devi lasciare, non puoi. Pensaci su, non ti rincorre nessuno, tieni presente, l'offerta è $20,000, pronti contanti, tranquilli, capito? Attento, non fare il fesso, potrebbero non pagare la polizza. Chi? Mi vorrei vedere, dopo che ho passato tanti anni a pagare i premi, adesso non pagano loro, è impossibile. È Davide. William. Che è forse più coraggioso starsene qui tutta la vita senza cavare un ragno dal buco. Questo te lo concedo. E $20,000 sono una cosa che esiste. Sta lì. Io li vedo, sai, come un diamante che brilla nel buio, grezzo, aspro. Allungo la mano, è mio. Non come un appuntamento d'affari. Non è più un appuntamento d'affari. È un capovolgimento totale, perché lui mi valuta zero e perciò mi disprezza. Ma il funerale, vabbè, il funerale sarà una cosa spettacolosa. Verranno dal Massachusetts, dal Maryland, dal Vermont, dal New Hampshire, tutti i miei vecchi clienti come targhe di tutti gli stati. Rimarrà a bocca aperta, non se l'aspettava quel ragazzo, di come mi conoscono. Sì, non se l'aspettava, vi farò vedere chi sono. Bene. Vi darà del bigliato? No. No, sarebbe tremendo. Sì, è dell'imbecille. No, se fa così, no. È impossibile. Ti odierà, William. Bene, come si fa a tornare a quei tempi meravigliosi? Era così pieno di vita, così gentile, che non mi faceva neanche levare le valigie dalla macchina e sempre a lustrare quell'automobile rossa. Perché non posso dargli qualcosa senza che lui mi odi? Ci penserò su. Ho ancora qualche minuto. L'offerta è vantaggiosa, ma attento, non fare il fesso. Va con i piedi di piombo. Ma dove sono questi accidenti di semi? Ma guarda, qui non si vede niente, guarda come ci hanno bloccato qua dentro. Pieno di gente qua intorno, non ci pensi? Non da fare, non mi seccare! Sono venuto a dirti addio, papà. Stavolta non torno più. Ma non dovevi andare da Oliver domani? Non ho l'appuntamento, papà. T'ha abbracciato e non hai l'appuntamento? Papà, sì, buono, cerca di capire una volta tanto. Me ne sono sempre andato via dopo un litigio. Oggi ho capito certe cose di me, ho cercato di dirtele. Per te non hanno né capo né coda, basta. Si vede che non sono capace di spiegare. Al diavolo chi ne ha colpa, chi non ne ha colpa. Facciamoci una bella cosa, eh? Vieni dentro, su, no. Lo diciamo a mamma. No, non voglio vederla. Andiamo. No, non voglio vederla. Perché non vuoi vederla? Non mi seccare, va bene! Perché non vuoi vederla? Hai paura che dicano che sei debole? La colpa non è tua, sono io che sono un fallito. Vieni dentro, su. Mi senti? Hai seminato il carico. Eccoci qua. Ci siamo detti tutto. Parto e non manderò l'indirizzo. È la soluzione migliore, quindi. Non andrete mai d'accordo. Se vi domandano dove sto e che cosa faccio, voi non ne sapete niente. Non ve ne incaricate, così vi levate anche quest'incubo.
e ricominciate a vivere in pace, va bene? Chiuso l'incidente. E ora il buon viaggio, capitano. Non mi dici niente? Dagli la mano, Willy. Si può sempre fare a meno di parlare della penna. Non ho l'appuntamento, papà. T'ho abbracciato e non hai l'appuntamento! È inutile discutere, io sono nero e tu mi vuoi bianco. Se trovo una miniera d'oro ti mando un assegno, ma fa conto che non esiste. L'odio, lo vedi? Me lo dai la mano? No, io no! Non volevo andare via così. E invece così te ne vai! Addio! Che ti possa bruciare all'inferno se te ne vai da questa casa! Che cosa vuoi? Voglio che sui treni, sulle montagne, nelle valli, ovunque andrai, tu lo sappia che per odio ti sei giocata la vita! No! L'odio, l'odio! È stata la tua rovina! E quando sarai crepato di fame, ricordatelo chi devi ringraziare! Ricordatelo quando sarai un rottame su qualche carro merci! E non ti venga in mente di darmi la colpa a me! Ma nessuno te la vuole dare! Io non c'entro neanche lontanamente, hai capito? Quello che sto dicendo! Tu mi vuoi pugnalare alle spalle, questo vuoi fare? Non credere che non l'abbia capito! Oh, senti, basta, buffone! Scopriamo un po' queste carte! Sì! Ma giù le mani, non toccare! Che cos'è? La finta di non saperlo? Dopo l'hanno portato in cantina? E perché l'hai fatto? Per diventare un eroe! Io che cosa ci dovrei fare? Dovrei strapparmi i capelli! Mai visto! Non ci sarà pietà per te, capito? Non ci sarà pietà! Per l'odio, lo sai? No! Adesso saprai la verità! Adesso saprai chi sei tu e chi sono io! Basta! Lo senti, l'odio! Il signore qui non ci conosce, il signore non lo sa chi siamo! In questa casa non si è mai detta la verità per 10 minuti! Io l'ho sempre detta la verità! Eccolo lui, il Vangelo! E chi sei tu? La spalla del ciarlatano! E che facciamo io e te, i compari del ciarlatano? Senti, praticamente tu sei un buffone! Non ci salva nessuno qua dentro, ma è finita, stammi a sentire, Willy. Senti un po' chi sono io. Io lo so chi sei tu. E sai anche perché per 3 mesi non ho avuto indirizzo? Perché ho rubato un vestito a Kansas City e stavo in galera. Oh. E smettila di piangere, non ne posso più! Vuoi vedere che la colpa è mia? Comunque stavo, mi hanno cacciato via perché rubavo. E di chi è la colpa? Non ho mai combinato niente perché tu mi hai montato talmente la testa che non accettavo ordini da nessuno. Ecco di chi è la colpa. Ho capito. E ce l'hai fatta finalmente a capirla. In 2 settimane dovevo diventare il padrone del mondo. Ma è finita, non ne posso più. E allora impiccati. Fammi quest'ultimo rispetto, impiccati. No, Willy, qui nessuno si impicca. Oggi mi sono precipitato per 12 piani con una penna in mano e in mezzo alle scale mi sono fermato. Mi senti? In mezzo alle scale mi sono fermato e ho visto il cielo! Ho visto le cose che mi piace fare a questo mondo. Lavorare, mangiare, sdraiarmi, fumare una sigaretta. E stavo lì con questa penna in mano e mi sono detto, ma che Cristo l'ho rubato a fare? Ma perché cerco di fare il leccapiedi quando quello che voglio è là fuori? Non aspetta altro che io dica, io sono così. Perché non lo posso dire, Willy? Hai via libera. Papà, io non valgo una cicca e neanche tu, papà. Io valgo più di una cicca. Io sono Willy Lova. E tu sei Biff Lova! Papà, io non sono Napoleone! Ma neanche tu, Willy! Tu sei un povero venditore ambulante che ha scopato tutta la vita per poi farsi buttare nella spazzatura come tutti gli altri! Non guadagno un dollaro all'ora! Ma lo sai cosa vuol dire questo? Che non te li porterò più i trofei a casa! E che hai finito di aspettarli! Serpente velenoso! Io non valgo niente, io non sono nessuno, lo vuoi capire? Io non sono velenoso, non sono niente, sono così, e basta! Che fai? Che fai? Che fai? Perché piange? Per amore di Dio, papà, perché non mi lasci andare? Perché non prendi quei sogni buttati e non li bruci prima che succeda qualcosa? Parto domani mattina. Mettetelo a letto.
È una cosa spettacolosa. Biff non mi odia. Ti vuole bene. Non ti ha mai odiato. Oh, Biff. Ha pianto per me. Quel ragazzo farà una carriera magnifica. Eccezionale, con $20,000 in banca. Vieni a letto adesso, Willy. Ah, sì, sì. Ormai è tutto a posto. A dormire, andiamo. Vai a dormire, Happy. Ci vuole un gran fegato a dominare la giungla. Mi sposerò, papà, non ci pensare. Tutta un'altra amministrazione. Prima della fine dell'anno divento capo reparto, mamma, vedrai. La giungla è nera, ma piena di diamanti. Buonanotte, papà. Vieni, amore. Un momento solo. Lasciami solo un momento. Lasciami che passi, Linda. Ti voglio su. Un momento. Adesso non potrei dormire. Hai la faccia stanca. Non è come vendere. Il diamante lo tocchi. E tu vai. Vai a dormire. Vieni anche tu. Un minuto solo. Lascia che mi passi, vai. Hai visto? Mi vuol bene. M'ha sempre voluto bene. Non è una cosa spettacolosa. Ma allora, bene, adesso mi adorerà. È buio là in fondo, ma pieno di diamanti. Te li immagini tu quel fenomeno? Con $20,000 in tasca. Willy, vieni su. Sì, vengo. Ma te ne rendi conto, amore? E lo dici anche bene. Devo scappare, ragazzo mio. Ciao. Che ne dici, Ben? Appena arriva la busta dell'assicurazione, sarà un'altra volta più avanti di merda. Un'offerta da accettare ad occhi chiusi. Hai visto come piangeva per me? E ora, William, è ora. Ah, lo sapevo. La nave, la perdiamo. Lo sapevo che in un modo o nell'altro ce l'avremmo fatta, Biff e io. Ben, dove vado adesso? Ben, come faccio adesso? Willy, vieni tu. Willy, rispondimi. Willy. Thank you.
quasi buio, Hilda. Cosa dici, mamma? Un po' di riposo ti farà bene. Fra poco chiudono i cancelli. Che diritto aveva? Che bisogno aveva di farlo? L'avremmo aiutato noi. Andiamo, mamma. Perché non è venuto nessuno? È stato un bel funerale. Ma dov'era tutta la gente che lo conosceva? Forse lo giudicano male. No. Il mondo non è mica facile, Linda. Non possono giudicarlo male. Non capisco. La prima volta in 35 anni che cominciavamo a liberarci dai debiti. Un piccolo stipendio era a posto. Aveva perfino finito di pagare il dentista. Lo stipendio? Non basta mica lo stipendio. Non capisco. Quanti bei giorni. Quando rientrava dal giro. E la domenica a costruire il portico, la veranda, a biancare la cantina. Sai una cosa, Charlie? Più suo quel portichetto davanti a casa, di tutti gli affari che ha combinato. Sì, gli davi un cartoccio di calce ed era un uomo felice. Straordinario. Cosa sapeva fare con quelle mani? Sbagliava i sogni. Quelli li sbagliava. Tutti. Lo dici tu. Credeva di essere una cosa e ne era un'altra. Nessuno deve giudicar male quest'uomo. Tu non hai capito. Willy era un commesso viaggiatore. E se tu fai il commesso viaggiatore non vivi sulla terra. Non sei uno che avvita un bullone. O mi legge gli articoli del codice o mi prescrive la ricetta. Tu lavori così, per aria, aggrappato ad un sorriso o al lucido che hai sulle scarpe. E quando nessuno risponde più al tuo sorriso, è la fine del mondo. Cominci a sbrodolarti il vestito e sei finito. Nessuno deve giudicare male quest'uomo. Un commesso viaggiatore deve sognare, i sogni fanno parte del mestiere. Credeva di essere una cosa e era un'altra, Charlie. Lo dici tu. Perché non vieni con me? Non mi ritiro così facilmente. Io resto in questa città e marcio per la mia strada. Fratelli Loman. Io lo so chi sono. Come ti pare? Farò vedere a te e a tutti quanti che Willy Loman non è morto per niente. Non li sbagliava i sogni. Aveva l'unico sogno che un uomo può avere. Diventare il numero uno. Lui si è battuto per questo. E io lo realizzerò per lui. Mamma. Ti raggiungo fra un minuto. Vai, Charlie, vai. Un minuto solo. Non mi è ancora riuscito di dirgli addio. Perdonami, caro. Non mi viene da piangere. Non capisco. Perché l'hai fatto? Aiutami, Willy. Non mi viene da piangere. Mi sembra che tu sia partito per il solito giro. Sto qui ancora ad aspettarti.
Willy, caro, non mi viene da piangere. Perché l'hai fatto? Io mi sforzo, ma non riesco a capire, Willy. Ho pagato l'ultima rata della casa oggi. Oggi, caro. E la casa è vuota. Ci siamo liberati dai debiti. Siamo liberi. Siamo liberi. Siamo liberi.